Buongiorno. L'inquadratura è questa. Buongiorno, chiederei di prendere posto per dare inizio a questa giornata per noi di festa. Volevo dire giusto due parole sul senso di questa giornata di ricordo. Abbiamo voluto inserire questa giornata di ricordo del professor Gallo all'interno delle attività del dottorato di ricerca che fu in fondo avviato, fondato da lui. Il senso è che si passasse ai più giovani davvero, non solo a quelli di prima generazione, ma di seconda e di terza, l'eredità importante che il professore ci ha lasciato e che dunque tutte le attività nostre prendessero voce e dessero voce a chi queste attività ha in fondo voluto. Detto questo, è un vero piacere dare la parola a quanti si avvicenderanno adesso, a partire dal carissimo amico protettore Maurizio Sibilio, poi ascolteremo il nostro direttore Carmine Pinto, infine il coordinatore del nostro curriculum, il professor Esposito, quindi il rettore scoprirà la targa e poi proseguiremo a questo punto nell'aula per interrogarlo. Grazie. Nel portarvi saluti il magnifico rettore Vincenzo Loia, che è a Roma, quindi rientrerà in giornata, però ha voluto attraverso me farvi arrivare la vicinanza, l'impegno dell'Ateneo a fianco a Bittusum, che è un dipartimento importante per la sua storia, per la sua comunità, nell'ambito della nostra più ampia comunità dell'Università di Salerno, ma anche per significare una presenza che non è formale, che non è legata a un rituale, ma è legata al significato stesso della storia. Italo Gallo non è stato soltanto un docente di questa giovane università, ma è uno di quei riferimenti grazie ai quali questa giovane università costruisce una tradizione che si consolida. Italo Gallo, nella sua capacità di essere un grande studioso, di avere una grande attenzione alla didattica degli studenti, di avere quel livello di generosità per il quale la ricerca e la cultura non ci appartiene, ma si consegna al futuro, si consegna ai giovani, si consegna alla comunità nella quale operiamo, nella quale si realizza questa importante attività di magistero. E ancora un riferimento che per noi è fondamentale: le scuole, il senso, il rapporto tra il passato, il presente e il futuro. Le scuole sono la testimonianza di una costruzione graduale, evolutiva, progressiva, di un tessuto che è poi l'elemento forte di questa nostra università. Le scuole, quindi, è molto importante che i giovani maestri, le giovani generazioni rinnovano non solo il senso di gratitudine, ma l'elemento di continuità che rende la conoscenza un processo che lega fasi diverse della nostra storia e dà un senso a quello che accade. Quindi un ringraziamento naturalmente alla famiglia che salutiamo e un ringraziamento a questa comunità, a Italo Gallo, per quello che ha dato e continuerà a dare a questa nostra comunità di Salerno. Grazie. Buongiorno a tutti. Ovviamente i saluti impongono sempre la brevità, ma non rinunciare ad alcune ai messaggi che si vogliono dare.
Chiaramente siamo molto contenti per una serie di motivi che provo a elencare davvero per titoli. Uno, il nostro dipartimento è l'erede delle facoltà di lingue e di lettere e filosofie e quindi rappresenta un pezzo importantissimo. Oggi sono 54 anni che 54 anni la vecchia facoltà di lettere, l'anno prossimo saranno 55 anni e probabilmente sarà l'occasione anche di ricordare questa istituzione antica dell'Ateneo. Che cosa c'entra questo nel professore Gallo? Italo Gallo, che io ho conosciuto molto bene per motivi che non sto a spiegare, in un'ottica di questo tipo, cioè in una istituzione che l'anno prossimo fa 55 anni, rappresentava tre cose. Uno, la ricerca. La nostra università, come buona parte delle università che non viene da città d'arte o da antichi capoluoghi di Stato, si è costruita fondamentalmente negli anni 70, negli anni 80, dovendo reclutare un personale che doveva costruire un'esperienza di ricerca. Italo Gallo ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale, ha avuto anche delle vicende importanti, diciamo, durante la guerra, è stato a lungo nella scuola e poi non. Pur all'interno di un'esperienza vissuta nella scuola, è stato in grado di diventare un punto di riferimento importantissimo nel campo della ricerca, ovviamente dei suoi studi legati all'ampio mondo dell'antichistica, nel campo della ricerca italiana e internazionale. E quindi Italo Gallo rappresenta nella storia di un dipartimento e di due antiche facoltà che hanno più di mezzo secolo un'esperienza di ricerca che è andata oltre la dimensione territoriale, ma ha avuto un profilo nazionale e internazionale. Due, Italo Gallo rappresenta anche la capacità di combinare questo profilo scientifico ed intellettuale con il territorio. È stato praticamente quello che ha tenuto in vita e poi ha rinnovato e poi ha rilanciato la Società Salernitana di Storia Patria. Di fatto ancora oggi la società esiste grazie a tutto il lavoro che ha fatto Italo Gallo e anche la rivista della società, che forse è l'unica rivista storica importante che c'è nella provincia, anzi sicuramente l'unica rivista storica importante che c'è nella provincia di Salerno, e che il professore Gallo curava praticamente da solo in termini che non sto qui a raccontare perché non sono umanamente descrivibili. Però allo stesso tempo questo che cosa rappresenta? Rappresenta un uomo che nonostante un profilo intellettuale, scientifico di altissimo livello nazionale e internazionale, curava il territorio con una meticolosità e con una disponibilità che è difficile trovare in chi vive l'Accademia a tempo pieno. Tre, e concludo, l'istituzione. Il rispetto dell'istituzione non è mai scontato. Molte volte l'istituzione viene vissuta come un peso, altre volte viene vissuta come un'occasione. L'istituzione è importante quando chi la interpreta la rispetta. E Italo Gallo, da questo punto di vista, anche nei comportamenti fisici, nel linguaggio, nel modo di esprimersi, chi l'ha visto aveva un culto dell'istituzione. Quindi io penso, io sono contentissimo di questo appuntamento di oggi. In realtà, purtroppo, il virus ci ha costretto sistematicamente a fare una serie di cose. Infatti, qualche giorno fa abbiamo ricordato un'altra cara collega, Charmelie. A breve faremo delle cose per altri colleghi che, per fortuna, sono semplicemente andati in pensione. Insomma, quindi non ci sono ricordi da fare. Però è chiaro che questi sono tasselli di un'esperienza identitaria, cioè di un'antica facoltà che adesso è un dipartimento non da poco. Riguardano, lo ripeto, cose mai scontate in un intellettuale, perché un accademico, un vero accademico è un intellettuale. La ricerca, il territorio e l'istituzione. E per questo io ringrazio moltissimo il prorettore, il professor Esibilio, per essere voluto stare con noi questa mattina, per le parole che ha detto. Ringrazio moltissimo i colleghi innanzitutto di antichistica, ce ne sono tutti, sono rappresentati dal coordinatore del curriculum Paolo Esposito, ma insomma vedo tutti i colleghi di antichistica che sono parte storica. Avere un corso di laurea nelle materie classiche nel XXI secolo non è scontato del livello e della qualità che abbiamo noi e ne andiamo orgogliosi. Ringrazio ovviamente la direttrice della biblioteca, la dottoressa Califano, con cui collaboriamo tantissimo. Ringrazio l'ex direttrice, la professoressa Grillo, che aveva avviato questo percorso che poi il virus ci ha fatto sistematicamente rinviare. E ringrazio con grande affetto il mio amico Angelo Meriani, che ho visto tanto emozionato. Ne comprendo l'emozione perché non tutte le cose hanno lo stesso peso, lo stesso significato, e un uomo come Italo Gallo per noi ha un peso e un significato che non è scontato. In ultimo, saluto la famiglia con cui ci siamo visti tante volte. Io ho avuto la fortuna di stare spesso a casa del professor Gallo, quindi la riconoscibilità fisica poi si unisce anche all'affetto quando si vedono le persone. E vi dico a tutti benvenuti a casa vostra, perché la nostra università, questo dipartimento, lettere, adesso l'auto dall'aula Italo Gallo, sono casa vostra. Grazie a tutti.
Buongiorno a tutti. Questa è un'occasione, si sente? Sì. È un'occasione anche emozionante per me. Io vorrei soltanto portare una testimonianza diretta. Sono arrivato qui nel 92 e quando sono arrivato, io facevo parte dell'allora magistero, poi siamo tutti confluiti nella facoltà di lettere, e Gallo era il punto di riferimento di tutti gli antichisti. Ricordo queste riunioni in cui eravamo insieme, addirittura solo di latinisti eravamo 12 all'epoca. Guardate come cambia il tempo, oggi siamo 3, ma comunque non è questo il discorso, ma nulla si faceva se non fosse stata appunto decisa e vagliata da Italo Gallo, che era instancabile, lo dicevo poco fa con Rosa Giannattasio, era uno di quei professori di vecchio stampo che aveva del rigore proprio la loro norma di vita, cioè lavorare e lavorare sempre, non si fermava mai. Ricordo che io ero pieno di entusiasmo, anche molto timido quando andavo a parlare con lui, e lui col suo modo di fare sempre molto sobrio, poche parole, molti fatti, molte azioni, aveva sempre la funzione di pungolo, di stimolo. Diceva, hai visto le bozze, hai controllato questo, guarda, facciamo presto che deve uscire questo. Guardate, era talmente incalzante che eravamo costretti tutti ad adeguarci al suo ritmo, che era un ritmo veramente mostruoso, cioè di lavoro indefettibile. Credo che lui avesse proprio un senso di quelle persone, non sono molti, ma ci sono sempre state, ci sono ancora adesso, ci saranno, che se non riempiono pienamente la propria giornata, non si sentono soddisfatti. Se in una giornata non hanno portato a termine una serie di cose, non si sentono in pace con se stessi. Credo che lui fosse così. E io sono qui anche perché, diciamo, forse immeritatamente, mi sono trovato a ereditare una delle tante iniziative da lui create. Il Corpus Plutarchi Moralium, le pubblicazioni, i quaderni del Dipartimento di Scienze dell'Antichità. Che tristezza pensare che molti di questi editori sono falliti oggi. Un dolore che gli è stato risparmiato al professor Gallo, perché è un impoverimento della cultura quando spariscono le case editrici. Voglio ricordare la ESI, l'arte tipografica, che stampava libri benissimo. E io andavo per conto del professor Gallo a portare le bozze. Una volta mi hanno chiuso nello spacco tra mattina e pomeriggio, io sono stato chiuso in una stanza a correggere le bozze perché dovevo finire, se no lui mi avrebbe messo in difficoltà, mi avrebbe chiesto ma hai finito il lavoro e mi avrebbe rimproverato, magari senza nemmeno rimproverare, uno sguardo con un'espressione, diciamo, non compiaciuta, diciamo così. Va bene? Ecco, io mi sono trovato a ereditare però l'impegno del dottorato, di cui lui era stato, come al solito, l'anima. Era lui che organizzava, lui che controllava. Pensate che allora le prove prevedevano una traduzione dal greco in latino. Vi lascio immaginare quanto fosse delicata anche la correzione e qualche volta come fosse difficile trovare il numero sufficiente di persone da ammettere, che è una prova molto, molto selettiva. No? E lui su questo sempre vegliava su tutto, organizzava i seminari. Spesso ci incontravamo al tasso, mi ricordo c'era questa usanza, diceva. Insomma, era una bellissima atmosfera, che mi sembra ormai lontana, però ecco, il dottorato è andato avanti e nel nome di Italo Gallo abbiamo dovuto portare avanti una responsabilità molto pesante, gravosa, cioè tenerlo all'altezza. E che io sono stato forse l'ultimo dei coordinatori del vecchio dottorato. Oggi sono responsabile di un curriculum, ma insomma all'epoca eravamo autonomi, dottorato in filologia classica, che aveva un livello alto e l'ho mantenuto, secondo me, anche nella nuova veste, tant'è vero che noi abbiamo qui una rappresentanza molto importante dei nostri dottorandi, ma abbiamo licenziato fior di dottori di ricerca che in tutti i campi si sono fatti onore, in vari settori, storia antica, greco, latino, filologia classica, alcuni sono entrati all'università, non soltanto qui, ma anche in altre sedi, qualcuno addirittura all'estero, e molti sono ottimi docenti di liceo, e questo avrebbe fatto piacere al professore Gallo, che dai ruoli del liceo veniva ed era stato un preside molto apprezzato. Io me lo ricordo quando ero presente a una commemorazione che si fece al liceo Marco Galdi di Cava, proprio per commemorare Marco Galdi.
che era stato docente di latino alla Federico II ed era stato il professore di mio padre. Quindi mio padre volle che io lo accompagnassi e lì era Gallo, manco a farlo apposta, l'organizzatore. Chiuderei con una cosa. Come diceva Sallustio, no, quando racconta l'importanza del raccontare le res geste e l'importanza delle cere, delle maschere di cera degli antenati, dice Sallustio molto chiaramente, non era il valore della maschera in sé, ma era il valore morale che rappresentava e l'impegno per gli eredi a continuare ad essere all'altezza di chi ci ha preceduto. Ecco, vorrei fare mio questo discorso di Sallustio che è molto alto, ma che secondo me si addice a quello che ha fatto Italo Gallo, perché diciamo i suoi lavori sono continuati, è inutile dire quanto Salerno ha fatto su Plutarco e questo lo dobbiamo a Gallo. E anche a quelli che hanno continuato, anche i direttori successivi, ci ricordiamo Torraca, poi ci fu la parentesi di Mello, Paola Volpe, anche lei studiosa di, indubbiamente di Plutarco, ma come molti di voi qui presenti, e quanti di voi, io vorrei solo citarne due, Rosa Grillo me la ricordava poc'anzi, era stata allieva del professor Gallo al liceo, la stessa Paola Volpe l'aveva avuto già come professore al liceo, quindi è un pezzo di storia di Salerno, della scuola di Salerno, stavo per dire della scuola salernitana, ma insomma è veramente veramente un'icona, nel senso veramente buono. Ecco, il compito di tutti noi e anche di quelli più giovani che verranno, soprattutto i grecisti che hanno un'eredità ancora più pesante da portare avanti, quello di continuare. E sono fiducioso che loro che derivano direttamente o indirettamente tutti da Italo Gallo riusciranno a tenere alta questa tradizione. Grazie e buon lavoro. Allora adesso ci spostiamo, no, non so se ci spostiamo, ma c'è da scoprire la tavola. Angelo, dimmi. Ah no, scusami, adesso no, c'è Gino, giusto. È emozionato. Ho fatto una gaffa per te. È l'emozione. Ti voglio bene. È proprio questo. Si sente? Vabbè, solo un brevissimo saluto per ringraziare i colleghi dell'Università di Salerno. Per aver organizzato questa giornata, che testimonia, credo, l'affetto che ancora conservano nei confronti di mio padre, quindi ricordo che ne hanno. E io vorrei solo sottolineare come mio padre fosse molto legato all'Università di Salerno, quindi un legame davvero forte. Quindi per questo, quando si è trattato di decidere a chi dare una parte della sua ricco patrimonio librario, noi non abbiamo avuto nessun dubbio di lasciarlo quindi all'Università di Salerno. E quindi con la collaborazione della dottoressa Califano, che ringrazio, già abbiamo provveduto a donare una parte di questi libri e credo che se ne potranno aggiungere anche altri, in modo che si crei un fondo, e credo che mio padre di questo sarebbe stato particolarmente contento, perché lui, come i suoi allievi ricordano, era sempre disponibile a dare, a prestare i suoi libri, quindi sarebbe certamente contento che la sua biblioteca ora sia accessibile a una cerchia molto più ampia di utenti. Va bene, grazie e su tutto questo.
Rientriamo in aula Gallo, e la prima persona che prende la parola in aula Gallo è Maria Rosaria Califano, che dirige il nostro centro bibliotecario di Ateneo e che ha ricevuto da qualche settimana, un primo lotto del dono che la famiglia Gallo ha voluto presentare alla nostra biblioteca. E credo ci dirà alcune prime osservazioni sulla struttura, sulla composizione di questo fondo, che pensiamo, credo, di valorizzare al massimo. Prego, Maria Rosaria. Allora, ringrazio gli organizzatori di questa giornata e sono contenta di prendere la parola per prima nell'aula dedicata al professore. E questa sicuramente è l'occasione per ringraziare ufficialmente e pubblicamente la famiglia Gallo, che ha voluto donare al nostro centro bibliotecario una parte della biblioteca personale del professore. Nel corso degli anni la nostra biblioteca, come d'altra parte tutte le biblioteche universitarie italiane, hanno cominciato a ricevere per donazione un numero crescente di fondi personali e d'autore. E bisogna dare atto e riconoscere come il contesto locale, anche nel nostro caso, ha restituito con generosità collezioni private spesso di grande interesse bibliografico. Una risorsa questa che ha consentito a tutte le altre biblioteche, anche alle nostre, di ricevere non solo molte volte materiale rare di pregio, ma soprattutto di divenire custode e testimone di personalità di spicco dell'Ateneo Salernitano, ma anche di tutto il territorio. I nostri fondi di persona, soprattutto quelli antichi, testimoniano una grande effervescenza culturale dell'Ateneo, che nonostante sia un Ateneo giovane, in realtà affonda radici in una storia culturale, in una ricerca scientifica molto antica e molto consolidata. A titolo meramente semplificativo ricordo il Fondo Como, il Fondo Ventimiglia, il Fondo Grottanelle, eccetera. E la ricchezza e la varietà di queste risorse ha richiesto negli anni, qui c'è il mio predecessore, il direttore Andrea, ha richiesto negli anni la definizione di una prassi operativa che volta a specificare, evidenziare il valore di queste raccolte, in modo tale da permettere un'adeguata risposta alle esigenze di studio e di ricerca dei nostri utenti. Prassi operative che ha confluito nelle linee guide per il trattamento dei fondi speciali pubblicate sul nostro portale nella sezione norme e documenti. Seguendo proprio queste procedure, queste linee guida, è stato dato via l'iter di accettazione dei libri del professore Gallo. Gli eredi, che ringrazio appunto, hanno fatto pervenire formale richiesta che il centro bibliotecario ha in qualche modo sottoposto al vaglio del consiglio di amministrazione, che proprio nell'ultima seduta, quindi è una cosa molto attuale, molto recente, ha accettato ufficialmente la donazione. Da questo atto formale abbiamo dato via una prima ricognizione dei libri, dalla quale abbiamo evinto appunto che si tratta di circa 700 volumi, per il 60% naturalmente di greco, il 30% di latino, e un'altra piccola sezione che abbiamo deciso di denominare varia, nella quale andranno volumi di archeologia, storia locale e qualche altro volume ricevuto dagli autori, dal professore Gallo. La maggior parte quindi riguarda materie saggistica, storia della letteratura e naturalmente filologia delle due lingue classiche. A valle di questa prima ricognizione, di questa veloce ricognizione, abbiamo deciso di denominare il dono Gallo, perché parte di un corpus più ricco, lo diceva il professore Gallo, appunto, non acquisito dal centro bibliotecario e che magari ci auguriamo possa pervenire negli anni successivi.
Le successive attività riguarderanno in prima istanza le attività tecniche, quindi l'inventariazione, la messa a patrimonio dell'Ateneo, ancora la catalogazione secondo gli standard internazionali riconosciuti e poi anche attività, strategie per valorizzare, divulgare il possesso di questo fondo, di questo dono così importante. L'attività di valorizzazione che si concretizzeranno come sempre quando riguardano i fondi di persone nella collaborazione per esempio con i progetti di media, attraverso cui cerchiamo di restituire alla comunità il patrimonio, ma anche di valorizzare quelle che sono le figure dei possessori, in questo caso la voce del professore Gallo, che tra l'altro per inciso la voce su Wikipedia, seppure scarna attuale, l'hanno proprio creata i bibliotecari del centro del CPA dell'Ateneo ai tempi della scomparsa del professore. Chissà, oggi magari possiamo instaurare, avviare una collaborazione per poterla arricchire e quindi per poter essere all'altezza della figura storica del professore. Ancora poi ne daremo comunicazione ad avvenuto trattamento sui nostri profili social, sul nostro portale, una comunicazione che va nella direzione appunto di valorizzare e di comunicare all'interno non solo del panorama bibliotecario scientifico dell'Ateneo, ma di tutti gli utenti portatori di interesse attraverso la rubrica fondi speciali. Noi restituiamo sempre ai nostri utenti, comunichiamo ai nostri utenti di avvenuto trattamento e quindi ne daremo comunicazione anche questa volta e anche costruendo la voce sul nostro portale per, proprio per il dono dedicato al professore. Quindi questo è quanto, mi auguro che appunto oggi possa instaurare una collaborazione con la famiglia. Ringrazio ancora una volta, ringrazio tutti e auguro un buon lavoro. Buongiorno a tutti, e non spetta certamente a me fare un ricordo del professore Gallo perché di questo si occuperà l'amico e collega Angelo Mediani, voglio dire però soltanto due parole come ricordo personale. Io ho avuto la fortuna di avere il professore Gallo come docente di letteratura greca e di papirologia in quello che è stato il mio primo anno di studi in questa università, il suo ultimo anno di insegnamento, e ricordo davvero con grande piacere e con grande affetto, mi sia consentito dirlo, le sue lezioni che si caratterizzavano per la sobrietà, il rigore. È stato per me il primo momento in cui mi sono avvicinata a uno studio della letteratura greca in termini scientifici. Il professore è stato anche mio correlatore per la tesi di laurea, discussa con, avendo come relatore il professore Torraca, e ricordo che in quella occasione mi lasciò come monito delle parole che ho sempre portato con me, e cioè: se vuoi fare la filologia devi essere precisa. Con la sua semplicità diede un grandissimo insegnamento. E adesso quindi lascio la parola ad Angelo Mediani, non c'è bisogno di una presentazione in questa sede, che parlerà su Italo Gallo, professore nell'Università di Salerno tra didattica e ricerca.
Bellini tutti e due così, eh. Devo ripetere da capo, dal circolo democratico di cultura a tenere una conferenza su lingua e dialetto. A seguito dell'incontro, dal quale aveva appreso tra l'altro che Pasolini stava lavorando a una traduzione dell'Orestea, che sarebbe poi andata in scena nella primavera del 60 a Siracusa. Ebbene, Gallo cominciò a coltivare l'idea di coinvolgere studenti e studentesse del suo liceo nell'allestimento e nella messa in scena dell'Agamennone nel massimo teatro della città, il Verdi, cosa che tra mille difficoltà riuscì a realizzare il 27 marzo del 61, scegliendo naturalmente la traduzione di Pasolini. Operazione questa che, quando me ne raccontò la prima volta, mi parve e mi pare ancora meravigliosa, soprattutto considerando che si realizzava nel contesto di quella Salerno. In sostanza, per dirla con Luigi Enrico Rossi, Italo Gallo è una di quelle figure di intellettuale che sociologicamente si era eclissata in questi ultimi decenni. E lui ha il merito di averla incarnata, questa figura, in tempi in cui era diventato sempre più difficile farlo. Parlo di chi, dopo studi severi, ha per anni praticato l'insegnamento scolastico a più alto livello di competenza e di passione, senza trascurare lo studio scientifico, finché i risultati di quest'ultimo gli hanno procurato il ben meritato riconoscimento accademico. Cito da un ora edito di recente scritto di Rossi in occasione della presentazione degli studi che gli furono offerti a Gallo in occasione del suo pensionamento, e Rossi fu invitato e si espresse con queste parole. Ma torniamo al 69. Gallo ha al suo attivo più di 20 anni di insegnamento nelle scuole medie e nei licei classici, attività che continuerà in parallelo con l'insegnamento universitario fino al 73 e poi da preside fino al 77. Ha al suo attivo, dicevo, anche alcune pubblicazioni scolastiche, tra le quali spicca andare avanti. Spicca una traduzione. Dunque, come si va avanti? Ah, in questo modo, ok. Quindi non ce l'ha. Bene. Sì. Allora, un'antologia del Simposio del Fedro di Platone e già un discreto numero di pubblicazioni scientifiche di eccellente livello in campi che saranno a lui cari: il dramma satiresco, sul quale ci dirà Michele Napolitano dopo di me, e la biografia greca. Sulla biografia in particolare, la sua attenzione si concentra fin dall'inizio su testi tramandati da papiri, ma ci torneremo.
L'allora facoltà di magistero nel 69 gli affida l'incarico di civiltà greca e poi sceglie di tenere un corso sulla civiltà micenea, che diventa subito un articolato, documentato e ottimamente aggiornato volume dello stesso titolo, finito di stampare nel 71. L'argomento lo impegna in un'interessante e per allora pionieristica integrazione tra resti archeologici e testi letterari, condotta con estrema lucidità, con un dettato piano e accattivante, tratti che contraddistinguono tutta la sua produzione scientifica successiva. Confesso che mi sarebbe piaciuto seguire quel corso. Nel 71 consegue la libera docenza in letteratura greca, poi definitivamente confermata nel 76, e l'incarico di civiltà greca gli viene rinnovato per i 3 anni accademici successivi. Nel 72-73, presso la facoltà di lettere e filosofia, gli viene affidato l'insegnamento di papirologia, che non era mai stato attivo prima di lui e del quale resta ininterrottamente titolare fino al 91-92, quando poi viene, gli succede Rosa Giannattasio, poi dopo di lei si sono avvicendati altri docenti e l'insegnamento è ancora attivo adesso. Nel frattempo, nell'80, vince il concorso per una cattedra di professore ordinario di letteratura greca presso Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Federico II di Napoli, dove resta sempre continuando a insegnare papirologia a Salerno fino al 1984. Questi dati già confermano quello che è stato detto prima, cioè l'instancabilità del professore, cioè la volontà di vivere intensamente la sua esperienza umana. Nell'84 torna definitivamente nell'università della sua città di adozione, era nato, come tutti sappiamo, a Padula il 12 marzo del 21, prima come ordinario di filologia classica dall'84 all'87 e poi di letteratura greca fino al collocamento fuori ruolo nel 92, al collocamento a riposo nel 96. Emerge che nel mentre Gallo insegnava papirologia faceva il preside, nel mentre insegnava papirologia a Salerno faceva il professore a Napoli e nel frattempo dava vita alla rassegna storica salernitana, insomma un'attività frenetica, straordinariamente operosa. Questi sono i passaggi essenziali dell'attività accademica di Gallo, in particolare nella nostra università. Proverò ora, in estrema sintesi, anche basandomi su ricordi personali, a tratteggiare alcuni aspetti del suo modo di fare scuola. Innanzitutto, la scelta degli argomenti era sempre fortemente innovativa, la sua preparazione era costantemente aggiornata alle ultime novità bibliografiche, che vagliava con grande rigore. La mia esperienza diretta e il conforto anche dell'amica Rosa Giannattasio, che tra l'altro è stata brillantissima allieva del professore al liceo negli anni 60, è uno spoglio da me condotto nel nostro archivio di Ateneo, spoglio per ora rapido, ma che mi riprometto di approfondire. Ecco, tutto ciò mi dice che ai suoi corsi Gallo presentava temi e problemi sui quali le sue ricerche erano o ancora in corso o a volte si erano appena concluse. È il caso, per esempio, dei corsi degli anni Ottanta sulle biografie tramandate sul papiro, argomento sul quale aveva dato contributi a tutt'oggi insuperati per impianto metodologico e che lo avevano condotto a una profonda revisione del quadro generale della materia, valorizzando al massimo le datazioni alte dei testi, l'estrema varietà delle loro tipologie e delle loro destinazioni d'uso. Nel 95, a un memorabile convegno di Cassino, parlò per esempio di biografie di consumo in Grecia, aveva fornito elementi sicuri per superare, virgolette, antistorici schematismi e mal giustificati formalismi, sfatando l'antica idea risalente a Friedrich Leo che fosse possibile una distinzione schematica tra biografia aristotelica e biografia grammaticale. Una sua affermazione mi pare oggi molto più importante di quanto non mi parve quando gliela sentii formulare nel 95 a Cassino. Virgolette, se si eccettui il caso insigne delle vite di Plutarco, vite parallele di Plutarco, molto probabilmente il genere della biografia
non è mai appartenuto al livello alto delle forme letterarie greche, a differenza della consorella storiografia. Un possibile indizio potrebbe vedersi nella perdita quasi assoluta e, a mio parere, non del tutto casuale della produzione biografica greca anteriore a Plutarco e nel modesto valore letterario e artistico di quella successiva a noi pervenuta. Ecco, non posso naturalmente entrare qui nel merito e nel dettaglio, ma queste parole mi appaiono oggi sotto una luce nuova, considerando la prospettiva della letteratura greca sommersa, lanciata da Rossi e fatta fruttare negli ultimi anni da un gruppo nutrito di allievi e altri studiosi. Quello che mi preme anche sottolineare è l'attenzione per testi che non avevano un valore letterario alto, appunto. E il senso del suo essere storico e non umanistico, direi. Cioè l'idea di indagare come sono andate le cose, più che proporre esempi o celebrare modelli. Dunque questa sua militanza storica rimane oggi come eredità importante. Non è che Gallo non facesse corsi sulle baccanti o sulle rane o sui testi del canone letterario della Grecia antica, ci mancherebbe altro. Ma l'occasione dei corsi di papirologia, delle lezioni nei pomeriggi a Via Irno, mi faceva lezione a pomeriggio, poi lo capì perché la mattina andava a Napoli, giustamente, a fare il professore di letteratura greca. Il tempo di tornare ed era già un'altra lezione. Pomeriggi bellissimi, nei quali i testi venivano fatti parlare in qualche modo, testi così aridi, così apparentemente privi di interesse, eppure Gallo li collegava con vabbè, insomma, adesso rischio di andare nella agiografia e non voglio farlo. Sulla biografia, dicevo, Gallo, ho continuato a riflettere a lungo fino all'ammirabile sintesi, questa che vedete del 2005, originariamente pensata per un pubblico ampio, quindi diremmo di alta divulgazione, ma è una sintesi davvero mirabile di tutte le sue idee sull'argomento. La data parla da sola, Gallo è in pensione da 10 anni. In diversi momenti aveva imbastito un'animata discussione a distanza col più giovane collega Graziano Arrighetti, approdando nel frattempo ai 2 ponderosi volumi dei frammenti biografici da papiri. Ma in precedenza, fin dal 67, Gallo si era impegnato a preparare un'edizione critica con traduzione e commento di tutte le vite di Pindaro nella collana Urbinate Lyricorum Grecorumque Extant, edizione che per varie ragioni dovette poi rimandare, che di fatto non portò più a termine. Forse ce n'è traccia nel suo fondo manoscritto. Dobbiamo vedere, Gino, perché è possibile che qualche traccia ci sia. In quegli anni il contatto con Bruno Gentili e la sua scuola Urbinate fu continuo e fervido, come anche sui suoi rapporti diretti con Arnaldo Momigliano, un altro gigante dell'antichistica. Se la progettata edizione non ha più visto la luce dal 67 al 74, la sua produttività su questo argomento fu davvero, davvero notevole, con ben 8 contributi scientifici apparsi in varie sedi molto prestigiose. Nel 95, a distanza di 30 anni dai suoi primi esperimenti, aveva ammesso che il suo primo approccio di filologo alla biografia era avvenuto quasi casualmente, virgolette, attraverso un libro assai poco noto e pressoché introvabile. Ora lo si trova su eBay a poche decine di euro, ma all'epoca Salerno non aveva né eBay né internet e aveva una
biblioteche, diciamo, questo lo rileva anche Rossi nel suo contributo. Ecco, Gallo si procura questo libro, tra l'altro pubblicato in Polonia, Proclav, nel 29, ebbene, dei frammenti del biografo Satiro, contenente tra l'altro una riedizione sostanzialmente anastatica dell'assai lacunosa vita di Euripide venuta alla luce nel papiro di Ossirinco 1176. La lettura di questo interessante testo papiraceo mi spinse a far ricorso all'edizio Princeps di Hunt del 12 e all'altra di poco successiva e limitata ai frammenti più estesi di von Arnim, nonché alla riproduzione fotografica del papiro ottenuta da Londra, altra cosa che non è banale per quei tempi. Il professore scriveva al collega e si faceva inviare le foto. Molto semplicemente, molto, in maniera molto pratica, molto diretta, no? Ha sempre fatto così. Cosa mi serve? Lo chiedo. Semplice. Per mia sfortuna, dice Gallo, ho fortuna, e qui vedo il suo sorrisetto, pochi mesi dopo, nel 65, apparve l'impegnativo lavoro di Arrighetti su questo testo. E il mio iniziale progetto si ridusse a una recensione assai ampia e puntuale a quel volume sulla parola del passato, in cui tentai anche un bilancio critico delle ricerche sulla biografia antica in questo secolo. Le obiezioni che muovevo allora ad Arrighetti, soprattutto sul piano esegetico, ma anche per quanto riguarda la sua generale visione della biografia greca, le ritengo ancora valide. Anzi, qualche ricerca successiva ne ha aggiunto altre e mi ha convinto che un nuovo lavoro su questo papiro sarebbe più che auspicabile. E concludo adesso io su questo punto, osservando che sulla biografia greca la visione di Gallo si è ora imposta tra gli studiosi del settore. Quindi un'operosità che premia lo studioso e premia anche quelli che dello studioso si avvantaggiano, cioè noi. È ovvio che non sempre dal corso originasse una pubblicazione. Sui frammenti, per esempio, della Gerioneide, contenuti nel papiro di Ossirinco 2617, per esempio, non mi risultano contributi specifici di Gallo. Ciò che è notevole è che egli presentasse a lezione questi testi, pubblicati da Edgar Lowell appena nel 67, nel corso dell'anno accademico 75-76. E neanche sull'Epodo di Colonia di Artiloco Gallo ha mai pubblicato nulla, ma mi riferisce Rosa Giannattà, il fervore e l'operosità didattica di Gallo su questo testo furono davvero eccezionali. In questo periodo la sua frequentazione urbinate si era addirittura infittita e a Urbino questo testo fu molto studiato in quegli anni, anche in incontri seminariali ai quali appunto Gallo partecipava spesso. E neanche sull'Alcesti di Barcellona, un testo latino pubblicato da Rocca Puig nell'82, io ero forse al secondo anno, scrisse mai nulla, ma l'interesse, la novità, lo indusse a presentarcela a lezione, con gli aggiornamenti bibliografici intervenuti nel frattempo, nell'85, no? Quindi ero un po' più avanti, io, nell'85. Per converso ho la netta impressione che la gran parte della produzione scientifica di Gallo sia passata attraverso il vaglio e la verifica della presentazione didattica. E me lo fanno pensare il dettato secco, asciutto, quasi colloquiale, la cura per l'essenziale, la chiarezza dell'argomentazione. Voglio citare ancora Rossi. Il suo stile è dei più distesi e concreti, come succede in chi sa qualcosa e ha qualcosa da dire. Il suo stile scritto non fa che confermare la sua prassi didattica, che ho sperimentato solo qualche volta sentendolo parlare. Lo studio dei papiri lo aveva messo a contatto con una grande quantità di testi nuovi, circostanza che lo stimolava enormemente, che stimolava enormemente il suo acume critico, la sua formidabile capacità di ragionamento, il suo desiderio di inquadrarli in contesti più ampi.
Ecco, un tratto che mi colpì immediatamente nel suo modo di porgere era la sua capacità di attrarre l'attenzione su particolari minutissimi, di partire anzi dall'osservazione fin puntigliosa di quei particolari, senza mai perdere di vista l'insieme, nel quale, dopo l'analisi, quei particolari acquistavano senso e peso. Esemplare in questo senso un suo contributo del 73 su un frustulo papiraceo contenente, le ho contate, 21 lettere leggibili. È il frammento B1 del papiro di Ossirinco 2451, datato al primo all'inizio del secondo secolo d.C. Da quel disarmante frammento Gallo, fondandosi su conoscenza e intuizione, riesce a ricavare piena corrispondenza con materiali poi confluiti nella più tarda vita ambrosiana di Pindaro. Il suo esame non si ferma qui. Dalla datazione alta del manufatto trova conforto la sua tesi sull'origine della biografia e il tutto gli consente persuasive conclusioni sulla storia della prassi editoriale alessandrina. Il tutto in 7 pagine. Ancora Rossi. Gallo è stato anche un teorico della papirologia, ma perché non poteva non mettere a frutto la sua ricca esperienza in sintesi di grande efficacia. Ma questo gli è stato permesso perché il suo approccio alla papirologia è stato determinato fin dall'inizio da un interesse speciale e specifico per i testi che lo hanno interessato. Dalla pratica alla teoria, quindi, come dalla ricerca minuta alla sintesi. È importante notare che il suo fortunatissimo manuale, ecco, queste sono le cose che avrei dovuto mostrarvi prima, su biografia e autobiografia, lui promosse anche un convegno a Salerno, nell'ambito di un'iniziativa, sempre promossa da lui, le giornate filologiche salernitane, che ebbero diverse edizioni fino alla sua, al suo magistero da noi. Ma ecco, è importante notare che questo fortunatissimo manualetto, poi tradotto in inglese, affonda le sue radici in un'altrettanto fortunata dispensa universitaria. La vedete sulla sinistra, la vostra, sì, è quella del 78, che circolava a lezione naturalmente. Io ce l'ho, forse adesso non si trova più. Nel predisporre la quale si era avvalso, virgolette, della valida collaborazione della dottoressa Rosa Giannattasi. In questa slide vi mostro anche la copertina del volume che contiene tutti i suoi studi di papirologia ercolanese, contributi di grande spessore e rilievo, ma dobbiamo andare avanti. Ciò che mi colpiva sempre delle sue lezioni, l'ho già detto, era la profondità delle sue osservazioni e la chiarezza con la quale le esponeva, senza dare nulla per scontato. Usavo un linguaggio semplice anche trattando di argomenti molto complessi. Capì in seguito che ogni minuto della sua lezione era stato pensato con attenzione in anticipo, anche se sembrava improvvisato sul momento, e che dietro ogni lezione c'era un progetto scrupolosissimo, direi millimetrico. Questa capacità senz'altro l'aveva affinata nei lunghi anni dell'insegnamento liceale. Alle innovazioni introdotte negli studi di antichistica tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60 del secolo scorso, Gallo si era aperto con entusiasmo, anche grazie all'incontro e all'intensa frequentazione, l'ho già detto, con Bruno Gentili e con la sua scuola. Ma aveva intima familiarità con i più insigni antichisti del suo tempo, dai quali era stimatissimo e ben voluto, e che invitava spesso a Salerno per lezioni e conferenze. Anche grazie a lui abbiamo imparato mille cose dalla viva voce di tutti i più grandi maestri, ed l'elenco sarebbe veramente troppo lungo e quindi non lo faccio. Sono tentato di farlo, di nominare e di vedere e di ripercorrere i momenti in cui personalità che per noi erano autori di libri, ecco, e che si materializzavano a volte con caratteristiche inaspettate, con immediatezza, con vivacità. Eravamo fieri del fatto che il nostro professore
fosse amico di queste persone. Insomma, sono tutte cose che tornano alla memoria e che nel preparare questo intervento, diciamo, ho dovuto indagare anche dentro di me un po'. Dunque, l'incontro personale con questi altri maestri era sempre favorito dal professore, incoraggiato. In fondo, devo a lui la conoscenza e poi l'amicizia che mi ha legato all'altrettanto indimenticabile e indimenticato Luigi Enrico Rossi, maestro dell'amico Michele Napolitano, che ho voluto qui vicino a me a ricordare entrambi i nostri maestri e forse anche un po' noi stessi. Molto spesso ero invitato a tenere lezioni e seminari nelle loro università in Italia e all'estero, su un altro campo dei suoi studi, il teatro, non dirò nulla perché appunto l'argomento sarà affrontato da Michele. Vi faccio solo vedere le copertine di due suoi libri che raccolgono molti contributi sull'argomento. Il Magistero di Gallo a Salerno, oltre all'importantissimo contributo agli studi di antichistica in ambito nazionale e internazionale, ha formato certamente molte decine e forse centinaia di giovani, il cui esito professionale naturale è stato l'insegnamento nei licei, ma ha inciso profondamente, direi in maniera decisiva, a connotare l'istituzione, ne parlava prima Carmine, nella quale ha operato come centro di ricerca antichistica internazionalmente riconosciuto. La sua venuta a Salerno come ordinario, prima di filologia classica e poi di letteratura greca, ha impresso alle attività didattiche e scientifiche del neocostituito Dipartimento di Scienze dell'Antichità, nel quale era confluito l'antico istituto di filologia classica, un indirizzo nuovo, nuova energia, nuovi interessi, nuovi entusiasmi. Il suo apporto è stato decisivo e determinante nell'attivazione del dottorato di ricerca. Siamo qui. Grazie a un'intuizione che non era del tutto, evidentemente non era del tutto passata, l'idea che l'apertura, l'attivazione di un dottorato potesse costituire il momento iniziale di un nuovo corso degli studi di antichistica. Ebbene, lui voleva questo, anche a Salerno. L'argomentazione era molto semplice, lo permette la legge, perché non lo dobbiamo attivare? Molto facile. La cosa non era apparsa così scontata, ma Gallo la spuntò, il dottorato fu attivato, non ricordo esattamente l'anno, perché io l'ho frequentato a Pisa, ma dalla sua attività in questo senso, che si contraddistingue per estrema concretezza e efficacia sul piano scientifico, sia su quello didattico ed editoriale, dirò brevemente, facendo parlare per lo più alcuni fatti. Fin dalla metà degli anni Ottanta, ecco, non so perché c'è questo. Fin dalla metà degli anni Ottanta, Gallo aveva individuato insieme con altri studiosi, vedete. Qui ci sono due volumi che testimoniano l'attività che era stata avviata appunto nell'85 a Roma, grazie al contatto anche con padre Fred Brank e anche con altri studiosi come Morestini, come Grilli, come altri, attorno a un'idea, i Moravia di Plutarco, a differenza delle vite parallele, erano stati da più di un secolo quasi del tutto trascurati. Queste opere così ricche e importanti per la conoscenza del mondo antico andavano affrontate ora sia dal punto di vista della cura del testo, sia soprattutto dell'allestimento di commenti aggiornati, attendibili. Ed è tutto verosimile che a questo passo lo abbia condotto proprio il suo studio della biografia, e quindi di Plutarco. Gallo annuncia proprio nella prima miscellanea plutarchea alla comunità scientifica nazionale e internazionale il progetto del Corpus Plutarchi Moravium, che si sarebbe radicato nel suo dipartimento con la collaborazione di un altro dipartimento universitario meridionale, quello di filosofia e politica,
dell'allora Istituto Universitario Orientale di Napoli, dove Gino professa la storia greca oggi. E all'epoca credo che Gino fosse alla Normale ancora, no? Come ricercatore di storia antica. Salerno divenne così un polo di attrazione internazionalmente riconosciuto nella ricerca plutarchea, e questo filone di ricerca fu uno di quelli proposti all'attenzione dei giovani dottorandi che cominciarono a confluire a Salerno da varie università italiane. Ma per proseguire, ecco, per perseguire i risultati sperati bisognava dotarsi di tutto l'occorrente, riproduzioni di manoscritti dalle biblioteche di tutta Europa, anche al di là dell'allora cortina di ferro. Fu difficile, per esempio, ottenere i microfilm dei Mosquenses, dei due Mosquenses. Non fu facile. Apparecchiature idonee alla loro lettura, una agguerrita equip di funzionari tecnici che fossero in grado di padroneggiare gli strumenti informatici. Lui scriveva a matita e a penna, ma sapeva bene dove andava il futuro. Strumenti bibliografici aggiornati, eccetera, eccetera. Pian pianino il Dipartimento si andò dotando di tutte queste risorse, ma non bastava, ovviamente. Bisognava fare il punto della situazione, definire nel dettaglio lo stato dell'arte, e dunque bisognava consolidare rapporti di collaborazione scientifica con gli esperti del settore, anche in campo internazionale. E poi bisognava cominciare a produrre pubblicazioni scientifiche attendibili, attentamente vagliate da esperti del settore. Dirò fra un attimo in che modo il Dipartimento diretto da Gallo rispose a queste esigenze. Ma al filone plutarcheo se ne accostarono via via altri, ai quali Gallo cercò sempre di dare sostegno e indirizzo. E poi la comunità del nostro Dipartimento è cresciuta, si è trasformata, e noi siamo qui a ricordare il nostro ecista, al quale fu subito chiaro che una comunità di questo genere ha bisogno di efficaci canali di acquisizione, elaborazione e diffusione del sapere. Sul fronte dei primi ho già detto qualcosa, sul fronte dei secondi devo ricordare i numerosi convegni e seminari, i cui atti vedevano la luce a stretto giro dagli eventi. Anche nella collana allora giovane dei quaderni del Dipartimento di Scienze dell'Antichità, dove vedete il secondo numero dei quaderni, che nel 1988 propone all'attenzione degli studiosi gli atti del convegno della fine dell'86, quindi tempi assolutamente rispettabili. Questo è un ricordo personale molto, molto forte. Lo ricordo con grande riconoscenza, perché da questo impegno nacque questo volumetto, e questo volumetto è un volumetto prezioso, veramente prezioso. È un risultato di un progetto che lui mise a punto con grande cura. È il primo incontro attorno a un progetto che non aveva ancora visto, che stava allora nascendo. Era uscito il primo volume a cura di Gallo del corpus. Bisognava affinare i metodi, conoscere bene gli strumenti, e lui scelse oculatamente i relatori, commissionando a ciascuno di loro un compito preciso. Ne venne fuori un volumetto che vedete qui, che insomma è ancora molto valido. Ne sono usciti poi altri, sui quali, ecco, vale questa carrellata, che sono usciti in sedi anche più prestigiose, ma insomma non mi posso poi fermare troppo. Ancora, per rispondere a specifici problemi, Gallo dette vita presso l'editore d'Auria alla collana Strumenti per la ricerca plutarchea. E anche qui questo incontro straordinario al suo rosso nel 92 fu notevole, perché parteciparono, appunto, favorì la traduzione, che non esisteva, di Burkhard Weissenberg, la lingua di Plutarco di Cheronea, a cura dell'amico Giovanni Indelli,
ancora raccolse nel suo libro Parerbe a Brutacchiere, bello, ed è bello ricordare anche la dedica ad Anna, Gino e Sergio. Naturalmente, ecco, un po' di questi volumetti ve li voglio far vedere perché, ecco, questo è il primo numero dove ci sono ricerche di giovani e meno giovani studiosi. Questo è il volume di Rosa e questo è un libretto di Gallo su un altro interesse suo, l'umanesimo meridionale, l'inno greco di Fabrizio Brancia. Lui promosse anche un convegno su Pomponio Gaurico, sui fratelli Gaurico, e ha studiato anche l'umanesimo meridionale non da militante, ma da conoscitore dell'importanza che questo campo di studi poteva avere ed ebbe, e molti dei alcuni dei dottorandi che si sono formati da noi e che poi hanno coltivato questo interesse, alcuni di noi conoscono bene l'amico carissimo Giancarlo Abbamonte, non voglio fare altri nomi perché poi ne dimentico altri, quindi già ho fatto diverse gaffe oggi. Ma questo era un altro campo, un'altra frontiera di studi che lui dice: a Salerno bisogna studiare l'umanesimo meridionale. Ecco qui un inno greco di Fabrizio Becchi. Ricerche Plutarchee. Questo è un volume interessante perché è frutto di un seminario nel quale Gian Grande e Gallo lavorarono a contatto di gomito con giovanissimi, Rubina Cammarota, Anna Maria D'Angelo, Lionello Inglese, il compianto purtroppo, Andrea. La collana poi ha cambiato veste grafica e ha accolto gli studi dei dottori di ricerca. Ne vedo uno, l'altra è l'amica Marina Polito, che credo ha pubblicato qui per la sua tesi. Cultura, poesia, ideologia, età tessovidiane, Ovidio da Roma all'Europa, tutti i temi del dottorato affrontati dai dottorandi, dagli studiosi invitati e poi discussi animatamente in sede e pubblicati in sede. E veniamo al corpus. Tutte queste pubblicazioni erano sul secondo fronte, cioè elaborazione del sapere, diffusione, eccetera. Adesso la pubblicazione. Bene, alla pubblicazione, questi sono tre dei volumetti del corpus, e qui Gallo ha dato il suo contributo in prima persona. E le date sono importanti, perché nel 2000 Gallo è in congedo da 5 anni. Poi magari do la parola a Sergio su questo. Che dici? Una parola. Ma la cosa interessante è che i volumetti accoglievano gli studi dei dottori di ricerca o degli studiosi che collaboravano con noi. Dico noi perché l'equipe era composta anche da me. E dunque Andrea Rescigno, l'ho già ricordato, Lionello Inglese. Il lavoro sulla curiosità di Lionello Inglese contiene un'indagine sulla tradizione manoscritta veramente importante, che viene ancora citato negli studi di settore. Le due orazioni di Sulla fortuna o virtù di Alessandro Magno, a cura di... E poi infine La generazione dell'anima nel Timeo. E vedete, le date sono parlanti di una attività instancabile. Gallo veniva poi invitato anche a tenere, ovviamente, lezioni presso il dottorato,
e non si stancava mai di discutere con noi, cioè questo è proprio faceva parte della sua indole, quella del dialogo. Era un dialogo asciutto, molto essenziale, poco ridondante, proprio le parole erano poche. Lui anche amava ascoltare, si amava ascoltare le conclusioni, eccetera. Alcune volte ti fermava e ti invitava a considerare una visione che non avevi considerato prima e ti dava il tempo di rifletterci su. Erano colloqui veramente straordinari. Voglio finire con queste parole. Mi riferisco sempre al contributo di Rossi. Noi onoriamo oggi una personalità di studioso e di uomo che, muovendosi, per dirla con abusata ma efficace metafora, in punta di piedi, ha impresso un'orma non cancellabile nel campo dei nostri studi. Grazie. Io devo restare qua. Sì, io non so perché c'è il dentro. Ma dove? Non so come si fa. Ho sofferto molto. Sì, siamo andati un po' oltre. Che facciamo? Vogliamo fare una pausa adesso? Forse io tanto. No, non tagliare, però facciamo questa prima una pausa. Prima una pausa. Eh? Che dici? Facciamo una pausa di un quarto d'ora? Una pausa di un quarto, però un quarto d'ora, quarto d'ora. Ci ritroviamo qui alle 11 meno 10, dai.
Sei distanziato, mi metto, gliela dai tu la mano a Michele. Mi metto a distanza così non abbiamo. Poi fa po! Sì, è quello che fa. Ma perché devo spegnere qualcosa? Ma guarda, secondo me si sente qua in aula. Sì, anche da casa. Secondo me anche da casa, con tutta l'elezione, sono troppi microfoni. Era questo. E allora io direi che possiamo spegnere. Secondo me anche senza il microfono. È una lezione, dai, si sentono. Non è che siamo in un auditorium, una cosa enorme, no? Però l'amplificazione non so perché funziona.
Grazie. Devi entrare nel campo della dove lo vediamo nel campo della telecamera. Ah, forse dobbiamo invertire. Ma secondo me sì, perché la telecamera è là. Sì, buonasera. Sì, Giovanna. Ma... va bene, riprendiamo allora. Accendiamo il microfono. Prova. Oh, non penso sempre. Capisco perché non si sente online. Ecco, adesso non sento online, se no non fa niente, vuol dire riprendiamo il microfono. Non lo sentono da casa, non è che ci sono tantissime persone. Che dici, Ste? Cominciano. No, no, non so se... No, c'è un problema da casa. Ah. Stai con... Il collegamento? No, no, di audio. Via. Sono in molti collegati? Non credo tanti, no, non penso, però... Sì, no, certo. No, no, chiedevo... No, no, ma non era una domanda legata. No, no. Bene, riprendiamo con l'intervento di Michele Napolitano, che introduco brevemente, soprattutto per i più giovani. Michele Napolitano è professore ordinario di letteratura greca presso l'Università di Cassino. I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente, ma non soltanto, il teatro greco, con una particolare attenzione alla commedia e al dramma satiresco, nonché la lirica di epoca arcaica e tardo-arcaica. Ricordiamo tra l'altro la sua traduzione con un commento del Ciclope di Euripide,
l'edizione commentata dei Coracles di Eupoli e anche un recente volume, Il liceo classico, qualche idea per il futuro. E qui non soltanto come esperto di dramma satiresco, ma come ricordava Angelo Meriani, mi piace dire anche come alunno di Luigi Enrico Rossi, che era legato da grande amicizia a Italo Gallo. Parlerà quindi sugli studi di Italo Gallo sul dramma satiresco attico. A questo lo devo... Sembra che lo da casa non sentono, va bene. Allora cercherò di essere il più breve possibile, tagliando anche qualcosa rispetto al testo che avevo preparato. Il tempo è già avanti e dunque è per me non solo un grande onore, ma anche, devo confessarlo, un autentico piacere essere qui con voi oggi per contribuire al ricordo di Italo Gallo, che oltre che per gli studi di greco in generale, così tanto ha significato per le sorti degli studi classici in questo specifico Ateneo, a me assai caro. Ringrazio dunque con particolare affetto Angelo Meriani, al quale devo l'invito, e insieme tutti i molti amici e le molte amiche presenti. Poi qui qualche preliminare che salto, qualche dichiarazione di intenti, non la sento, anche perché non potrò tenere fede a tutto quello che promettevo. Il primo e più antico scritto satiresco di Gallo risale, se vedo bene, al 1968. Si tratta di una breve nota apparsa nella rivista salernitana di cultura La Favilla, col titolo Il motivo di Eracle derubato nel dramma satiresco. Un lavoro incentrato sull'interpretazione di una delle due scene a figure rosse raffigurate nella decorazione del collo di un cratere attico avvoluto e rinvenuto nel 1959 a Padula e studiato prima che da Gallo e poi da altri, da Beasley, niente meno, in un lavoro edito nella rivista Apollo, il bollettino dei musei provinciali del Salernitano, nel numero il terzo, quarto, del 1963-64, apparso però a stampa solo nel 67, dunque appena prima dell'uscita della nota di Gallo che arrivò subito al cratere, subito dopo Beasley. Alla questione Gallo, come ben noto, tornò a rivolgere attenzione ai lavori più tardi, dei quali vi ho più avanti nella parte finale del mio intervento. A un decennio dopo, dopo il 68, risale l'importante e fortunato articolo dedicato al cosiddetto Cleante Strama di Sositero. Un articolo che è apparso a stampa nei quaderni ordinati del 78, col titolo Un frammento di dramma ellenistico nell'Index Specorum Ercolanese, punto interrogativo, fu pochi anni dopo ristampato nella raccolta Teatro Ellenistico Minore, edita nel 1981 dalle edizioni dell'Ateneo nella benemerita collana Filologia e Critica, diretta da Bruno Gentili. Sostanzialmente invariato nella forma come nella sostanza, salve alcune integrazioni bibliografiche disperse nelle note. Ora veri e propri aggiornamenti, ove si tratti di titoli usciti dopo il 78, ora invece aggiunte relative a titoli che già disponibili al tempo della prima pubblicazione del saggio, erano però stati in prima battuta da Gallo tralasciati. Aggiornamenti e aggiunte che testimoniano di un'attività di progressivo, tenace affinamento, una circostanza che nel caso del saggio su Sositero è peraltro verificabile ulteriormente, ove si prende in considerazione, accanto alle due versioni già citate del saggio, ciò che sopravvive a stampa delle prime e più antiche fasi di elaborazione delle idee che trovarono sistemazione nell'articolo del 78. Tali idee erano infatti state elaborate e presentate da Gallo già in precedenza, in occasione del 15° Congresso Internazionale di Papirologia, i cui lavori si svolsero tra Bruxelles e Lovanio tra il 29 di agosto e il 3 di settembre del 77, il che lascia supporre che Gallo abbia cominciato a lavorare all'idea che l'inserto poetico anticleanteo contenuto nell'Index Stoicorum fosse da ricondurre a un dramma satiresco di Sositero, di questo però meglio tra poco, già nella prima metà del 77, se non già prima. Il terzo tomo, dei quattro che compongono i monumentali atti del convegno, contiene la prima e più antica versione del lavoro su Sositero e Cleante. Una versione che, se messa a reagire con quelle più tarde, mostra fino a che punto il lavoro di progressivo affinamento del quale dicevo fosse stato in grado di promuovere al lavoro compiuto e maturo ciò che in origine si presentava ancora in forma di puro ordinato, documentato, a bozza. Ben oltre ho notato un dettaglio che è però importante, e qui chiedo a Francesca di scorrere, ecco per adesso, sì, così, sì, e... Sì, le slide 2 e 4. Nella ristampa 1981 il titolo del saggio
scritto, pur conservando l'originaria forma interrogativa, dichiarare da subito, fin dal titolo appunto, la natura fortemente indiziaria della proposta esegetica in esso argomentata, esplicitava però il nome di Sosipero. Non più dunque un frammento di dramma ellenistico, eccetera, ma al suo posto un frammento di Sosipero, eccetera. Ovvero un titolo molto simile a quello che Gallo aveva scelto per la versione pubblicata negli atti del convegno papirologico del 77. Un frammento di Sosipero nel papiro di Ercolano 10-18, e qui, eccolo qua. Questo è il titolo della versione Grussel-Lovanio, diciamo. Credo che la cosa non sia troppo difficile da spiegare. Per il saggio dei quaderni urbinati, la prima delle tre versioni a uscire a stampa, gli atti del convegno papirologico uscirono infatti soltanto nel 79. Gallo avrà preferito scegliere un titolo più circospetto e prudente per poi optare però per la versione consegnata agli atti del convegno per un titolo più fiduciosamente deciso, il medesimo, che si ritrova più oltre in testa alla versione pensata per la ristampa in volume nel teatro ellenistico minore, la terza e ultima della serie. Nel tempo intercorso tra la prima uscita a stampa del saggio nel 78 e la ripresa in volume nell'81 si era peraltro verificato quanto lo stesso Gallo rapidamente ricorda nella breve premessa al libro. Bruno Snell, che nel medesimo 81 che vide uscire dalla raccolta di scritti teatrali di Gallo aveva dato alle stampe in collaborazione con Richard Candish il secondo volume dei suoi Tragicorum Graecorum Fragmenta, contenente i frammenti tragici e adespoti, aveva scelto di accogliere, sia pur dubitativamente, la proposta avanzata da Gallo nell'articolo del 78, poi ribadita in quella data alle stampe per gli atti del convegno papirologico, di attribuzione a Sosipero della citazione poetica e anzi per Gallo lirica contenuta ai righi 3-9 della colonna 24esima nel cosiddetto Index Stoicorum, una storia della Stoa, di paternità quasi certamente filodemea, frammentariamente conservata nel papiro ercolanese 10-18. E qui, prima di andare avanti, varrà la pena di notare, sia pure en passant, come l'articolo di Gallo che ci occupa sia importante non solo a testimonianza della sua militanza satiresca, ma anche per i termini in cui in esso le competenze satiresche si accompagnino a quelle non meno cruciali a definire i contorni dell'attività scientifica di Gallo, relative allo studio delle biografie antiche di poeti e di filosofi, specialmente quelle tradite da testimoni papiraci, come provano, tra molto altro, i due volumi dei frammenti biografici da papiri, che non ho bisogno di citare più a lungo perché sono state appena citate da Angelo Meriani, e anzi abbiamo visto anche la faccia in frontespizio, la copertina. E papirologo insigne fu Gallo anche in sede didattica. Siamo in molti ad esserci formati da studenti sul suo avviamento alla papirologia greco-latina, di voi, così fortunato questo avviamento da essere tradotto in inglese per le cure di Maria Rosaria Falivene di Jennifer March appena 3 anni dopo la prima pubblicazione in lingua italiana risalente all'83 per una sede che non avrebbe voluto essere peraltro più prestigiosa, la collana dei Classical Handbooks dello Institute of Classical Studies di Londra. La peculiare sensibilità ai problemi posti dai testi traditi da papiri spiega forse anche il fatto che il contributo offerto da Gallo agli studi sul dramma satiresco non riguardi se non molto tangenzialmente il Ciclope. Se nell'esegesi di grandi testi continui Gallo si produsse con indiscutibile successo, soprattutto nell'ambito degli studi plutarchei, gli studi satireschi, come in buona parte quelli relativi alla biografia antica, gli fornirono dunque occasione per coltivare un gusto di segno diverso, quello vivissimo per la tessera, per il lacerto. Ma torniamo adesso a Sosipero, Francesca, slide 5. Ecco, chi consulti l'edizione dei frammenti di Sosipero, contenuta sotto il numero 99, nel primo volume di Tragicorum Graecorum Fragmenta, la cui prima edizione risale al 71, e qui dobbiamo forse, questa non so se è la eccola qua. Sosipero F99, naturalmente F4. Prima edizione 1971. Rinviene come primo dei frammenti in certe favole il quarto dello scarno corpus di frammenti superstiti di Sosipero, il ben noto triplo tradito da Diogene Laerzio 173, pagina 578-65. Dorandi, us ecre antus moria Boelatei, che vedete appunto come frammento 4 sotto la titolatura Incertarum Fabularum Fragmenta, è il primo degli incertafari. Che la stoltezza di Cleante guida come il bovaro conduce i suoi buoi, per tradurre questo trilogio.
che costituisce il trimetro, l'unica testimonianza certa della presenza in suo sito di un attacco a Creante. Fondamentale a proposito l'inquadramento della fonte, secondo la quale quando il verso in questione fu recitato alla presenza in teatro di Creante, quest'ultimo rimase impassibile, suscitando l'ammirazione degli spettatori, i quali gli tributarono un applauso scrosciante mentre cacciarono via in malo modo l'autore del velenoso trimetro, ovvero appunto Sosite. Nell'edizione di Snell, il numero d'ordine del frammento è seguito dall'indicazione Satyroi. Vedete tra parentesi incinate in maiuscole. Snell accoglieva dunque l'idea che il trimetro tradito da Diogene fosse da immaginare proveniente da un dramma satiresco, come del resto già altri prima di lui, tra i quali Nauk, il grande Nauk, il quale nell'apparato di commento alla sua edizione del frammento notava lapidariamente versiculus de prontus est ex satirica fabula, e più tardi altri, Steffen per esempio, eccetera. Vediamo la slide 6, Francesca, ecco questa. Chi però consulti gli addenda pubblicati nel secondo volume di Tragicorum Grecorum Fragmenta, edito come si è detto nell'81, quindi 10 anni dopo la prima edizione del primo volume, in tempo perché Gallo potesse tenerne conto, il teatro ellenistico minore reca per il finito di stampare l'indicazione luglio 81. Evidentemente il secondo volume dei frammenti tragici era uscito nei primi mesi dell'anno, trova a pagina 329 a sinistra, in alto di pagina, purtroppo non si vede granché, ma fidatevi, l'indicazione relativa all'articolo pubblicato da Gallo nel 1978. Huc fortasse carmen creantem eccetera, traendum esse censet, Italo Gallo, quaderni ordinati, eccetera. Sia pure introdotta da un cauto ma doveroso fortasse, altrettanto cauto del resto Snell, si dichiarava quanto all'idea che i versi traditi nell'index potessero essere considerati versi lirici, come prova il punto interrogativo, tra parentesi, che segue l'indicazione Carmen, cioè forse lo intuite è il primo rigo. L'accoglimento sia pure guardingo della proposta di Gallo trovò più tardi ulteriore approvazione negli addenda posti da Carnista alla seconda edizione del primo volume, addenda risalente all'84 ma usciti a stampa 2 anni dopo, nell'86, anno di uscita della seconda edizione del Tragicorum Grecorum Fragmenta, volume primo. E questo lo vedete a destra invece, un po' sotto l'attacco di pagina, l'addendum a pagina 272. Forse intuite il passo in greco naturalmente, e poi quei due punti interrogativi che sono di Carnist. Due punti interrogativi questa volta, subito successivi però all'indicazione 99F4A in grassetto, una novità, se vedo bene, rispetto alla storia editoriale precedente del frammento, il quale qui si guadagnava per la prima volta un numero d'ordine che lo distinguesse dal frammento 4, il trimetro tradito da Diogene. A questo numero d'ordine sarà dunque opportuno fare riferimento ogni volta che ci si trovi nella condizione di citare il passo in questione, secondo Tragicorum Grecorum Fragmenta, oppure meglio ricorrere al numero il 6, preceduto da due asterischi in apice, a segnalare il carattere dubbio dell'attribuzione a Sosipio, che il frammento si trova a avere adesso nell'edizione dei satirografi minori, mirabilmente curata nel 2003 dall'amico Paolo Cipolla. L'idea del cambio di titolo, il passaggio cioè da più cauto cenno a un non meglio precisato frammento di dramma ellenistico, alla molto più sbilanciata edizione frammento di Sosipero, dovette certo trarre definitivo incoraggiamento dalla positiva ricezione del saggio tra gli addenda al primo volume dei Tragicorum Grecorum Fragmenta. Una ricezione che dovette essere avvertita del tutto ragionevolmente, peraltro, per quello che era, ovvero come una sorta di autorevolissima investitura. Restava del resto il punto interrogativo a suggello del titolo, Sosipio dunque, ma pur sempre con la dovuta cautela. Se poi penso alla naturale modestia di Gallo, alla sua misura, alla sua ritrosia persino, non mi stupirei se un giorno o l'altro dovesse capitarmi di scoprire che un ruolo importante, se non addirittura decisivo, quanto al cambio di titolo, sia stato giocato a piegare eventuali resistenze da Bruno Gentili, che dirigeva, come ho già ricordato, la collana che ospitò la ristampa del saggio. Del tutto in linea con l'impostazione di Gentili, d'altronde si presenta la colometria proposta da Gallo per l'inserto poetico dei righi 3-9 della 24ª colonna del papiro, un inserto nel quale, lo ricordo, Gallo propendeva a riconoscere una sequenza lirica, il che non è certo.
In linea con Gentili, intanto per il ribadito ricorso alla teoria metrica antica da questione e stile quintiliano, in funzione della giustificazione delle scelte econometriche operate sul testo, ma in linea con Gentili anche riguardo all'interpretazione dei singoli cola, specie per quanto attiene al reiterato coinvolgimento di prosodici e traiziani. Gentili, del resto, è autorità pressoché unica nelle note di contenuto metrico, nelle quali, oltre al nome di Gentili, compaiono soltanto quello di Prato, quello di Snell e quello di Maas, chiamato in causa però, si badi, solo per rigettare la correttezza della dizione bilamoviziano da Maas proposta per il dimetro coriambico e da Gallo rigettata sulla base di Gentili. Nulla di strano, Gallo, che non era metricista, non in prima linea almeno, approfittando dell'amichevole consuetudine che lo legava già da tempo a Gentili, avvertì l'esigenza di cercare risposte ai problemi di metrica che il difficile testo che aveva per le mani gli poneva presso colui il quale era all'epoca autorità massima in metricis, in Italia e non solo in Italia. E Gentili, tanto per ricordare anche un altro grande maestro, rispose con la generosità che gli era propria e che ha ben conosciuto chiunque abbia avuto la fortuna di così godere della sua amicizia, della sua stima, di frequentare. Se ho così a lungo indugiato e ancora indugerò su questo articolo che abbiamo seguito nel suo farsi, entrando per così dire nel laboratorio del suo autore, perché esso mi sembra esemplare delle linee di fondo tipiche del metodo di lavoro applicato da Gallo ai suoi oggetti di studio, ai suoi testi. C'è intanto in questo saggio un equilibrio pressoché miracoloso tra audacia e prudenza. Tutto ciò che Gallo vi argomenta è frutto di ricostruzione indiziaria. Si tratta di ipotesi, davanti alle quali il lettore si trova nella condizione di approvare ciò che legge o di respingerlo. Eppure, se tutto appare, se non incontrovertibile, certo almeno plausibile, è anche, se non soprattutto, in forza della cautela con la quale l'argomentazione si dipana, passo dopo passo, problema dopo problema. Né è solo cautela del resto, è serietà, onestà scientifica, probità, anzi, la probità di chi, di fronte al quadro intricato e spinoso, delineato dal molto problematico materiale studiato, senza mai arretrare di fronte all'esigenza di presentare al lettore possibilità esegetiche alternative rispetto a quelle che si intende sostenere, perviene a patrocinare le linee ricostruttive considerate come più plausibili solo dopo essersi speso, con tutta la fatica del caso, nel tentativo di accantonare nel modo più persuasivo possibile, ma anche in termini il meno possibile assertivi, le ipotesi ritenute meno probabili. E questo con una lucidità di esposizione che non che perdere quanto efficace, acquista al contrario, inaudita forza persuasiva, proprio in virtù del tono programmaticamente disadorno del dettato. Un bianco e nero misurato, tenue, lontano da ogni possibile compiacimento stilistico e a un tempo geometricamente preciso, giusto, circostanziato e a tratti persino secco e deciso, soprattutto nei giudizi di lavori altrui valutati come inadeguati o addirittura fallaci, con un garbo costante che non cela però mai fino in fondo la grana vera del giudizio. Tutto è ipotetico, dicevo, nel quadro ricostruttivo allestito da Gallo, persino che il polemico trimetro attribuito da Diogene a Sosipio sia da far risalire davvero a un dramma satiresco e non provenga invece da altro e diverso contesto. Ma anche a voler immaginare che il trimetro sia da ricondurre a un dramma satiresco, come appare d'altronde del tutto ragionevole ritenere, e qui andrei, Francesca, a 7 e a 8. Ecco, questo è il passo di Diogene, la fonte, e poi c'è la traduzione italiana, avrei dovuto mettere tutti in una stessa slide, ma non importa, forse torniamo indietro. Ecco, grazie Francesco. Ma anche a voler immaginare che il trimetro sia da ricondurre a un dramma satiresco, come appare d'altronde del tutto ragionevole ritenere, Diogene parla espressamente di un attacco rivolto a Cleante, in termini che fanno pensare ai modi dell'onomastico modello, comico e non può essere commedia, naturalmente. Né tantomeno come idea di quinto secolo avanti questo. In questa direzione sembrano andare alla pericope e i pontos pros auton, che è appena sopra il trimetro che vedete in fondo alla pagina di sinistra, Sosiseu tu poietu insegnato e i pontos pros auton. Il cenno alla presenza di Cleante a teatro, l'allusione scherzosa a Era che a Dioniso rivolta da
creante a suo sito pettito, che sarebbe insensato immaginare riferibile a fatti di produzione tragica. Infine, il ricorrere dei lemmi loidoria e blasfemia, tutto questo è in Diogene, anche a voler credere, dicevo, che il crimine perpetrato da Diogene sia da riferire a un dramma satiresco di Sosittero. Questo non basterebbe ancora a provare che tale ipotetico dramma satiresco fosse conformato negli stessi termini, ad esempio, del Menedemo di Licofrone, che per conseguenza il trimetro non si da intendere come un'allusione episodica isolata a Cleante, ma facesse parte invece di una pièce integralmente rivolta contro lo storico storico. E cambiano molto le cose, la prospettiva cambia molto. Il che, sarà bene chiarirlo, è presupposto ineludibile per chi voglia credere alla bontà dell'ipotesi ricostruttiva argomentata da Carlo, cioè un'intera pièce, anzi, un intero dramma satiresco integralmente rivolto in prospettiva anticleantea, al quale Gallo presa posizione, come si è detto, a favore del carattere lirico della sequenza, esclusa sulla base di argomenti del tutto convincenti la possibilità che l'attacco creante contenuto nel passo qui in questione sia da far risalire a una commedia, non resta appunto che percorrere l'ipotesi satiresca, un'ipotesi che lo conduce a immaginare che la sequenza lirica in questione, da immaginare affidata all'esecuzione del coro di satiri, nel contesto di un canto scolmatico di caratteristiche simili ai canti paradisici comici di Arcadia, uno sviluppo attestato per il dramma satiresco successivo al V secolo, facesse parte di una pièce nella quale l'attacco a Cleante era non elemento estemporaneo, ma ingrediente principale, se non esclusivo. E a questo punto, Angelo, io taglio almeno 3 o 4 pagine, caro, certo, altrimenti non facciamo notte, perché d'altronde forse ci saranno degli atti, vero? Mi piacerebbe molto perché naturalmente per gli atti darei non solo la versione che avevo preparato per oggi, ma una versione auta, nel senso che ho ulteriori osservazioni e le organizzo volentieri, ma per gli atti. Io direi, ecco, io promettevo nelle dichiarazioni di intenti che non ho lette, che avrei percorso l'intera produzione satiresca di Gallo, magari non su tutto, soffermandomi nel dettaglio, eccetera, eccetera. Ho fatto bene a non leggerle, lo sapevo. Devo sorvolare non solo sui lavori di taglio, diciamo, complessivo, che sono molto importanti, specialmente per il dramma satiresco post-classico, devo sorvolare anche sulle ricerche su Eschilo satiresco, e mi dispiace molto perché sono veramente il capolavoro satiresco di Gallo. Sono un lavoro, d'altronde, vitalissimo, lo trovate citato, discusso, chi abbia in mente di chiunci di dettori, per esempio, e lo trova discusso a ogni pagina, diciamo. Ecco, questo voglio dire, non potrò dirlo leggendo, ma lo dico a braccio, della vitalità straordinaria degli studi satireschi di Gallo. Negli ultimi decenni gli studi satireschi sono esplosi, questo non era vero. Ecco, altra cosa da dire, Gallo studiava il dramma satiresco e persino il dramma satiresco post-classico, quando nessuno studiava dramma satiresco. Né in Italia né fuori. In Italia c'era stato Mancini, Coisetti, Cantarella, ecco, una parola che non potrò dire in relazione alle ricerche su Eschilo satiresco, i rapporti tra Cantarella e Gallo, non importa. Gli ascoltatori, il pubblico, quando l'oratore dice taglio 4 pagine, è felice, è felicissimo, perché vuole andare al caffè, perché deve essere scocciato, perché vuole andare a pranzo. Io che da ragazzino tenevo a dire tutto. Adesso scrivo persino più di quello che devo per poter tagliare e essere felice in coscienza del fatto di aver fatto felice il mio pubblico. Quindi andiamo direttamente al cratere di Padula. Il cratere di Padula, sì, è a questo tempo. Invece, perdonate, è inevitabile il fatto che io vi legga un moncone, diciamo, dell'intervento, però forse sono riuscito a nascondere i tagli, diciamo, delle cicatrici. Cratere di Padula, al quale, come dicevo in apertura, Gallo aveva dedicato nel 68 la sua prima fabbrica satiresca. Vi tornò su 20 anni dopo, producendo 2 distinte pubblicazioni. La prima, edita nel 1989, col titolo Un dramma satiresco arcaico in testimonianze vascolari del territorio salernitano, nel primo fascicolo, gennaio-marzo, della 34esima annata della nuova serie di Atene e Roma. Perdonate questo dettaglio, che andrebbe meglio per gli atti che non per la relazione, però ho tagliato 4 pagine. La seconda uscita a stampa nel medesimo 89 in un volume miscellaneo edito a Napoli per le cure dello stesso Gallo. Momenti di storia salernitana nell'antichità, col titolo Eracle derubato e le origini
del dramma satiresco attico. Quindi badate bene, anche qui due titoli diversi, eh? E qui conta molto: un dramma satiresco arcaico in testimonianze vascolari del territorio salernitano. Uno, Eracle derubato e le origini del dramma satiresco attico, non arcaico. Questa seconda versione del saggio uscì poi in ristampa poco più di un decennio più tardi nelle ricerche sul teatro greco, e me ne so portate. Le cose che ho di Gallo me ne so portate. Già più riprese evocate, in realtà non evocate affatto, ma erano evocate nelle pagine che vi ho risparmiato, non importa. Già nel lavoro del 68 Gallo, evocando i nomi gloriosi di Baker, di Jahn, Otto Jahn e di Brommer, sottolineando l'importanza della presenza dell'auleta nel contesto qui, ah grazie Francesco, allora questo è il cratere da me visto ieri, grazie Angela, la cara Vilma, in un museo chiuso ma aperto per l'occasione, e non l'avevo mai visto in vita mia, grande cosa, grazie Angela anche per questo. Ora, questa è una foto, diciamo, del museo, ma se Francesca scorre... Ah, queste sono foto del mio amico Angelo Mariani, fatte al museo Manonieri una settimanetta fa, non importa. Ecco, questa è la scena, sapete, scalauleta, vediamo se si vede Francesca scorrendo. Ancora? Ancora? Eccolo! Ecco l'auleta a sinistra. Sottolineando l'importanza della presenza della Ueda nel contesto della scena satiresca rappresentata sul collo del cratere, riflettendo infine sulla frequenza con la quale Eracle compare come personaggio in contesti satireschi, letterari, iconografici, concludeva individuando nella figurazione in questione Eracle derubato delle sue armi dai satiri, appunto la riproduzione di una scena di dramma satiresco attico delle origini. Dal momento che Bisley all'inizio dell'articolo edito in Apollo, lo ricordavo all'inizio, aveva proposto per il cratere una datazione oscillante, ahimè, tra i 520 e il 500, precisando, a onor del vero, subito oltre, che tale datazione avrebbe potuto circoscriversi ulteriormente, fissarsi all'ultimo decennio del VI secolo, quindi 510-500, Gallo avanzava l'ulteriore ipotesi che la scena raffigurata sul vaso potesse provenire da uno specifico dramma satiresco composto e messo in scena successivamente alla riforma di Pratina, all'introduzione cioè del dramma satiresco nel sistema degli autori drammatici cittadini. Le medesime idee, argomentate certo con molto affinata maturità di metodo e assai più largamente documentate rispetto al lavoro del 68, torna nell'articolo dell'Atene a Roma di vent'anni successivo, poi in quello stampato nei momenti di storia salernitana, poi ristampato nelle ricerche. Ma in quest'ultima versione c'è qualcosa in più rispetto alle due versioni precedenti, fin dal titolo, l'ho già detto, non lo ripeto. E questo qualcosa dipende con ogni evidenza dalle circostanze in cui la versione postrema del saggio ebbe a conformarsi dalla sua storia, per così dire. Questa storia è sintetizzata nella prima nota del saggio, Francesca, fuori numerazione continua, scorriamo Padule e Bellini. Ecco, questa è la prima pagina. La prima pagina della ristampa, purtroppo non si legge la nota e non importa. Io poi ho fatto questo PowerPoint da me. Questo tiene all'ambito del miracoloso, ma l'ho fatto naturalmente fotografando, poi esporto. Questa roba io la faccio in modo del tutto artigianale con questi risultati e non importa. Peccato. Nota dove si trova rievocata una circostanza della quale posso dirmi insieme a Angelo Mariani testimone diretto. La stesura finale dell'articolo, ricorda Gallo, fu presentata allo Civico nel corso di una lezione presso la facoltà di lettere dell'Università di Roma, La Sapienza, tenutasi il 1 marzo del 1989. 1 marzo 1989, dunque. Gallo ricorda appena oltre il dibattito seguito alla lezione gli ultimi spunti che gliene erano venuti, ringrazia infine i suoi ospiti Rossi e Agostino Masaraccia, che erano all'epoca i due ordinari di greco in Sapienza. Si trattò appunto di una lezione congiunta, per così dire, anzi meglio di una conferenza di dipartimento, non di uno dei seminari del giovedì pomeriggio come Rossi ebbe invece a scrivere erroneamente, rievocando l'occasione romana di 13 anni prima, nel marzo del 2002, nel corso della presentazione degli scritti in onore di Gallo, che fu chiamato a tenere a Salerno al Liceo Tasso in compagnia di Gabriele Burzacchini. Il testo della presentazione, rimasto inedito, si trova adesso a stampa nel terzo volume degli scritti minori di Rossi. Il lapsus è notato e emendato in nota opportunamente da Giulio Colesanti. Fu dunque una lezione congiunta.
il che spiega la presenza a Campiarossi di Masaraccia, il quale di regola non frequentava i seminari del giovedì, e si tenne non a pomeriggio ma in orario mattutino, e non nella stanza di Greco, ampia ma piccola naturalmente, al primo piano della facoltà dove si tenevano i seminari, ma nell'enorme, solenne scenario predisposto dall'aula 1, alla presenza non del gruppo ristretto dei seminaristi del giovedì, ma di una folla di studenti, gli studenti di greco iscritti, studenti e studentesse in sapienza a lettere per l'anno accademico 88-89, tra i quali il sottoscritto, non ancora 21enne. Ricordo quella mattina, quella piovosa mattina di inizio marzo, presaga però già di primavera come fosse ieri. E la ricordo anche perché dato da allora, quella bella mattina di primavera, la mia amicizia con Angelo Beriani. Non so se fu davvero il nostro primo incontro, ma certo fu uno tra i primi, e ogni modo il primo davvero significativo, almeno per me. E lascio perdere il resto. Mentre mi avvio a concludere, mi permetto di sollecitare la vostra pazienza in relazione a due punti sui quali vorrei ancora soffermare prima di chiudere, appunto. Intanto un dettaglio che so essere sfuggito persino a Angelo, il che è una gioia particolare. Ebbene, considerato che si parla di Aldo, una persona di uno studioso che Angelo conosce bene, ma scherzo naturalmente. Contrariamente a quanto si trova nell'articolo di Atene e Roma, la versione ultima del saggio, quella presentata a Roma, poi finita nelle ricerche, contiene alla nota 17, vediamo se qui si vede un po' meglio. La slide prossima, eccola, grazie. Ah sì, qui si vede benissimo. La pericope finale della nota. Kalnisch mi assicura che all'omissione qui segnalata si ovvierà negli addenda. E tra Gregorio un Gregorio frammento. Questo è tutto. Dopo aver ricordato come Snell nel secondo volume dei frammenti tragici, quello contenente gli Epespota, si fosse limitato a coinvolgere due sole testimonianze pascolari e documentazione del motivo satiresco di Eracle derubato, omettendo di includere il cratere di Padula, con l'articolo a esso dedicato da Gallo nel 68, scrivere da Kalnisch mi assicura, eccetera, eccetera. Grazie alla testimonianza diretta di Angelo Meniani è possibile ritenere con buona probabilità che l'occasione alla quale Gallo si riferiva nella nota, Kalnisch mi promette, vero? Mi assicura, che è diverso. Sia piuttosto che uno scambio epistolare, un incontro, e che tale incontro sia da datare all'aprile del 91, quando Kalnisch e Gallo presero parte entrambi al già ricordato convegno siracusano dell'Inca, in realtà non affatto ricordato perché nelle immagini erano risparmiate. Però 91, aprile 91 Siracusa, una conferma proviene dall'osservazione del fatto che della promessa o assicurazione fatta a Gallo da Kalnisch non si trova traccia nelle versioni risalenti all'89, né in quella per Atene Roma, né in quella per i momenti di storia salernitana. Dobbiamo ancora controllarlo, ma siamo certi del fatto che sia così. Atene Roma è sicuro. Essa compare soltanto nella ristampa 92, ovvero appunto a valle dell'incontro siracusano, in fondo alla nota 17, che fu evidentemente integrata senza sforzo in vista della ristampa. Nel 2004, e questa è la cosa della quale Angelo non si era accorto, e io sì, nel 2004, quando la monumentale edizione dei frammenti tragici giunse a conclusione con l'edizione in due tomi dell'Euripide, Kalnisch poté finalmente dotare di addenda il secondo volume, che dal tempo della sua prima uscita, badate, nel 1981, non era più stato aggiornato. La seconda edizione di TRGF2 uscì di nuovo per le cure di Kalnisch solo nel 2007, quindi dopo l'Euripide. E trascorsi 13 anni dall'incontro di Siracusa, Kalnisch mantenne la promessa che aveva fatto a Gallo 13 anni prima. La pagina di apertura, Francesca, grazie. E guardate, c'è una freccia, credetemi, a quell'altezza c'è quello che vi racconto. La pagina di apertura degli addenda corrigenda tragicorum recorum frammenta 2 nel secondo tomo dell'Euripide, pagina 1117, contiene infatti quel cenno al cratere di Padula e al saggio di Gallo, citato ovviamente secondo la ristampa apparsa nelle ricerche che nella prima edizione del volume Snell avevo messo di includere. Non è solo un dettaglio, è invece prova inequivoca della stima che Gallo aveva saputo da subito conquistarsi presso la comunità dei filologi in Italia e fuori. Comunità dei filologi, Snell e Kalnisch, altro che comunità dei filologi. La comunità dei filologi siamo io e Angelo, poi ci sono Snell e Kalnisch,
Insomma, Angelo, scusa, ti ho coinvolto, no, ma per carità, io sono la comunità, sapendo poi coltivarla e mantenerla viva negli anni, e del resto, la testimonianza della vitalità della sua produzione, e questo posso anche questo tagliarlo perché già ve l'ho detto, Gallo è citato, gli articoli satirici di Gallo sono citati dappertutto e sono articoli in lingua italiana, gli inglesi o i tedeschi non lo fanno di solito, se lo fanno è perché questa roba vale. E infine, per chiudere, davvero un'altra cosa, della quale tengo molto a dirvi, la versione post estrema del saggio sul cratere di Padula aggiunge, come dicevo, una serie di considerazioni su un aspetto cruciale che non si trova trattato se non molto superficialmente, non solo nella versione 68, ma anche in quella di Atene e Roma, pur così vicina nel tempo alla stesura definitiva. E questo aspetto coincide con il problema delle origini del dramma satiresco, un problema che si annuncia centrale nella versione finale, fin dal titolo dell'articolo, come ho già detto più volte. Credo che la novità dipenda dal fatto che tale nuova e estrema versione del saggio sia stata pensata, come dicevo, per la lezione romana della quale vi ho raccontato poco fa, una lezione che prevedeva la presenza tra gli altri appunto di Luigi Enrico Rossi. Ora, nel 1972 Rossi aveva dato alle stampe, nei dialoghi di archeologia di Bianchi Bandinelli, uno dei lavori suoi ai quali teneva di più e alla bontà del quale costantemente credette nel corso degli anni, lo sanno bene i suoi allievi, ovvero il dramma satiresco attico Forma, fortuna e funzione di un genere letterario antico. Ecco nell'estratto che mi proviene da Rossi, 30 anni fa o giù di lì. Tra le idee centrali del saggio di Rossi figura l'ipotesi, formulata nella sezione finale del terzo paragrafo, che il dramma satiresco sarebbe stato introdotto a Atene per il tramite di Pratina tra la fine del VI e l'inizio del V secolo, in chiave di reazione antidemocratica alla riforma degli agori drammatici promossa e attuata da Clistene nell'anno 502-1, siamo dunque proprio alla fine, a cavallo tra i secoli. Cito Rossi, Pratina quindi come contraltare a Frinico e alla tragedia attica in generale, come reazionario contrapposto alla democratica tragedia. Non voglio, né posso del resto entrare nel merito adesso, qui basti dire che diversamente che nella versione data alle stampe per Atene e Roma, nella quale l'articolo di Rossi, se vedo bene, non è neanche citato, nella stesura definitiva del saggio Gallo, sulla base dell'evidenza fornita dal cratere di Padula che abbiamo rapidamente visto, prendeva le distanze con garbo e misura certo, ma in modo pur sempre piuttosto netto, dalle posizioni argomentate da Rossi nell'articolo del 72. La scena satiresca raffigurata sul collo del cratere, considerata la datazione proposta da Bisley, suggeriva per Gallo la possibilità che il dramma satiresco fosse stato introdotto a Atene negli agoni cittadini, certamente prima della riforma di fine secolo, la riforma degli agoni 502-1, e forse addirittura prima della stessa riforma di Clistene, cioè prima del 508-7. Questo conta. In altre parole, così Gallo, non di introduzione in città del dramma satiresco si sarebbe trattato alla fine del secolo, come credeva invece Rossi, in quanto ancor prima di Clistene i Satiro e di Pratina e di altri parrebbe che fossero sulla scena in Atene. Fine della citazione e anche del mio intervento. Poche righe. Considerato il fatto che la proposta di datazione bassa avanzata da Rossi, si inseriva nel contesto di un tentativo di interpretazione complessiva del fenomeno relativo all'introduzione del dramma satiresco a Atene, un'interpretazione fortemente ancorata al turbolento e complesso quadro storico di fine VI secolo, sensibile alle prerogative della riforma cristenica, specie per quanto attiene alla dialettica città-campagna, mirata a ipotizzare l'esistenza per il dramma satiresco di una funzione politico-sociale complementare a quella psicologica, la diathesis, intimamente legata ai termini in cui Clistene aveva progettato e realizzato la nuova ripartizione dell'Attica. L'ipotesi di retrodatazione a epoca preclistenica dell'introduzione a Atene del dramma satiresco maturo, sostenuta da Gallo a Roma in quella mattina di inizio marzo, metteva a repentaglio per intero il quadro ricostruttivo proposto da Rossi in uno dei suoi articoli ai quali più teneva, diciamo. C'era insomma abbastanza per litigare, ma avvenne tutt'altro. E qui non ha senso che sia io a parlare, lascerò parlare Rossi invece, leggendovi per chiudere un passo del già ricordato scritto, da Rossi allestito
in occasione della presentazione della raccolta di studi offerti a Gallo nel 2002. E qui Francesca possiamo andare all'ultima slide, che non è importante perché è un passo che direi, sono poche righe. E Rossi che parla, e con questo finito. Un interesse specifico nel quale ci siamo, Rossi e Gallo, felicemente incontrati, è il dramma satiresco. Anche qualche volta con dei parziali dissensi, inevitabili in argomenti dove l'unanimismo è impossibile e dove perché conta la presentazione documentata e onesta delle proprie vedute. Gallo ha il merito di aver riportato l'attenzione su testimonianze vascolari, in parte ignorate, che risalgono alla seconda metà del VI secolo e che rappresentano scene satiresche. Credo che l'unica divergenza fra me e lui, tra me e Rossi e lui, sia il maggior valore che lui dà a queste testimonianze per la storia e la comprensione del dramma satiresco attico, quello che comincia a essere presente nelle rappresentazioni ateniesi nei primissimi anni del V secolo a opere di Pratina di Friuli. Ricordo una bella relazione sua al mio seminario romano, e qui ricordava male Rossi, come ho detto, ma non importa, e la ricordo come un vero successo, proprio per la sua pacata disponibilità alla discussione, che non è dono di tutti e che è la condizione per lo scambio delle idee e per il progresso degli studi. Lo ringraziai allora e sono felice di poterlo fare ancora più pubblicamente oggi. È meglio che non lascio il tavolo perché devo presiedere la seduta. Angelo, però forse un po' di organizzazione. Sì. Allora adesso dai, continuiamo la senza interruzione, direi, a questo e altrimenti abbiamo le interruzioni. Adesso la parte degli anni, ma per gli anni forse ci vediamo come. Dunque, davvero senza portento in mezzo, ho tra l'altro la fortuna di dover presentare tre amici e due amici e un'amica che non hanno bisogno di presentazione, un po' in quanto tali e un po' perché qui davvero sarebbe stupido, per cui io darei subito la parola a Stefano Amendola che ci parla del De sera luminis vindicta di Plutarco tra traduzioni umanistiche e ecdotica moderna, alcuni esempi. Grazie, grazie Michele. Avrei bisogno del tecnico, ma sono io il tecnico, quindi c'è un attimo di sdoppiamento. Quindi. Voi adesso vedete, ma devo condividere. Perché a casa. Recupero un attimo Zoom, vado in condivisione dello schermo. No, la pandemia tra gli effetti collaterali ci ha lasciato qualcosa di molto difficile da gestire. Ok, è abbastanza difficile, emozionante essere tornare dopo tre anni all'interno del curriculum 1 del dottorato con una lezione.
Sono stato per la prima volta commissario di dottorato nel 2019 e ho, diciamo, benedetto con quella commissione il primo ciclo pandemico della storia del nostro dottorato. Le lezioni di dicembre furono probabilmente, del dicembre 2019, in cui parlai, le ultime lezioni in presenza che noi abbiamo tenuto. Quindi dopo 3 anni mi verrebbe a dire, come Enzo Tortora, dove eravamo rimasti. È proprio difficile, però sono contento perché Giovanna prima diceva ha avuto la fortuna lei di avere il professore Gallo come docente. Io potrei dire semplicemente: il professore Gallo ha avuto la fortuna di non avere me come studente. Non ho un ricordo, non ho una conoscenza, ma sono fortemente legato all'identità del dottorato che ho imparato dagli amici e colleghi, dalle amiche e colleghe, quanta radice abbia nel professore Gallo. E quindi sono contento di essere qui a fare non un intervento di convegno, ma una lezione di dottorato su un argomento che all'interno della mia storia, che è una storia lunga in questo dipartimento, e che deve tanto a tantissime persone che oggi sono state più volte citate, Paola Volpe Cacciatore, Franco Ferrari, ma io mi sono trovato su Plutarco per pura questione di bottega. A un certo punto, per continuare a lavorare, per avere una di quelle cose che sono gli assegni di ricerca, che poi sarebbero diventati delle sorti di Atlantide, cioè di isole misteriose che scompaiono, mi si disse: no, devi a Salerno pagare il tuo obolo agli studi plutarchei. Quell'assegno aveva in commissione un coordinatore, il coordinatore del mio dottorato, Silvio Mario Medaglia, e non posso fare lezione a un dottorato senza ricordarlo. E in quella sede, in quella discussione, in cui c'era anche Franco Ferrari, il progetto dell'assegno era un lavoro sul De Sera Numinis Vindicta, di cui oggi ho ripreso un esempio, ma per dare alle mie colleghe, ai miei colleghi dottorandi e dottorande, agli studenti del laboratorio di traduzione che sono qui e che ringrazio perché sono anche la boccata d'aria in questo 2022 così difficile, così sofferto per chi sta facendo didattica all'interno di questo Ateneo, bene, è un'esperienza. E lì Medaglia mi disse: ma perché ancora il De Sera? Perché ancora un'edizione critica, quando allora nel XX secolo c'erano state le 3 edizioni critiche principali? E lì avvenne il mio incontro con Gallo e con il progetto del Corpus, cioè per cominciare a capire perché ci fosse bisogno di una nuova edizione, che criteri dovesse avere questa nuova edizione, che cosa si potesse fare ancora nello studio dei Moralia e di Plutarco. E oggi io vi porto degli esempi di lavoro che poi ho lasciato, come tanti lavori, per darmi ad altro all'interno del rinnovamento della mia esistenza anche personale, partendo da quello che fece allora, cioè quello che mi aveva detto Medaglia. Cosa c'è nelle edizioni critiche del XX secolo, nelle 3 edizioni principali, Teubler, Leb e Belles Lettres, a livello di alcuni passi del De Sera Numinis Vindicta? Ecco, questo vedete adesso riprodotto un passo, il 551d, siamo nel 6° capitolo del trattato, cioè il momento della risposta plutarchea, quando Plutarco comincia ad argomentare l'utilità nel ritardo della punizione divina, un'utilità che sfugge agli uomini, ma non sfugge alla divinità e chi ha, diciamo, confidenza con la divinità. Ebbene, in questo passo, che vedete riportato qui nell'edizione toibeneriana di Polenz del 1929, poi ristampata nel 2001,
si argomenta appunto sul comportamento del Dio quando si avvicina a dare un giudizio a un'anima malata e analizza, ne osserva, ne attraversa le passioni e se vede la possibilità di un cambiamento all'interno di queste passioni e compie un'azione che è questa chronon prosorizein all'interno dell'edizione di Polenz. Edizione di Polenz che è alla base della più celebre traduzione italiana recente, quella di Guido Rizzi per Adelphi, che se andate già a confrontare, in realtà più che una vera e propria traduzione è un'interpretazione, come le traduzioni devono appunto spesso essere, è una spiegazione. Perché se volessimo cercare il corrispettivo a prosorizze in chronon, nella traduzione di Guido Rizzi, sarebbe in quel conceda per qualche tempo una sospensione della pena. Cioè quel chronon, no? Qualcosa di un tempo in più. Ora, l'apparato, e questo è quello che ho fatto, cioè sono andato a vedere in apparato, mi dava alcune notizie. Cioè che prosorizein era una congettura dello stesso Polenz, e quante attenzioni ho trovato nei testi del professore Gallo sul dover ripulire gli apparati. Perché fare tanta fatica anche se c'erano le altre edizioni? Perché vedremo che questa è una storia soprattutto di apparati, cioè di informazioni che diamo alle studiose e agli studiosi. L'apparato di Polenz è molto semplice. Io ho congetturato prosorizein, in realtà la concordia dei codici a prosizanein, io ho fatto questa congettura in base alla presenza nella traduzione latina degli opuscoli di Proclo sulla provvidenza della presenza lì di determinare. E quindi a calco ha creato prosorizein Polenz, cioè fissare un tempo, dare un orizzonte al tempo, ancora, no, pros, come la mia professoressa Rosa Giandattasio mi sta suggerendo dall'inizio. Quindi porre un confine. Ora, andiamo a vedere le altre edizioni del XX secolo cosa hanno fatto. Deleuze e Einarsson, quelli della Leb, che sono i più grandi studiosi della tradizione manoscritta del De Sera, con la sfortuna che tutti i loro dati non hanno potuto trovare ospitalità nell'apparato della loro casa editrice, della loro edizione, quindi sono disseminati in articoli che hanno prodotto. E vedete, la situazione è descrittiva, no? Prosorizze in Polenz, lo fa tramite il latino di Proclo, i codici hanno prosizanein. Viene dopo, ultima, l'edizione Belle Lettres di von Vernier. Qui c'è una nuova proposta congetturale, prosdainein, cioè dare ancora in prestito, prestare altro tempo, probabilmente è l'idea nella traduzione dell'editrice francese. La storia in apparato è, guardate che tutti i codici hanno prosizanein e prosorizein è stato creato da Polenz. Queste sono le informazioni che io, giovane allora, forse assegnista di ricerca, mi ero trovato all'interno delle edizioni critiche del XX secolo. In realtà, se andiamo a indagare la storia della tradizione a stampa, oltre la storia della tradizione manoscritta, i problemi diventano diversi, cioè il quadro si allarga in maniera notevole. Qui vedrete una serie, fatto peggio di Michele, cioè ho tagliato proprio una brutalità, fai parlare dopo Michele, che ha tagliato se stesso, e io devo tagliare almeno 7 volte quello che hai fatto tu, per forza. Vedete, dall'Aldina, cioè dalla prima edizione di Plutarco, in realtà il testo prosizanein, ma ed è sempre lo stesso. Io ve l'ho messo solo per
tutto il panorama Xylander, la francofortiana, cioè le lezioni bilingue in greco e in latino. Il testo era vulgato, probabilmente nell'inizio della tradizione a stampa di Plutarco. E ve l'ho riassunto qui, qual era la situazione. Cioè, fino alle edizioni del XVIII secolo, il testo stampato è quello che vedete nella prima colonna. C'è il nostro Protizanin, ma in realtà era presente anche un'altra aggiunta, quel Pros Epanortosin. Questa notizia non l'avete vista negli apparati critici precedenti. Dal XX secolo in poi abbiamo un altro testo che diventa vulgato anche questo, con la congetture, col gioco congetturale di Polenz e di Vernier, su cui poi si creano anche tutte le traduzioni moderne in lingua francese, in lingua spagnola, in lingua italiana. Se notate, dalle due colonne ho barato, cioè ho detto dall'Aldina al XVIII, dal XX secolo in poi. Manca forse un anello di congiunzione. Il 1800. 1800 che è famoso per due edizioni in particolare, la Didottiana, curata da Dubner, prima edizione nel 41, poi ristampata nel 68, e poi un'edizione che Gallo spesso citava nelle sue opere, la prima edizione doebneriana, quella del Bernardakis. E se vedete, le due edizioni ci danno delle informazioni. Dubner è il primo a segnalare l'espunzione di Pros Epanortosi. Poi vedremo perché. Ed è un dato che è proprio scivolato via così, c'era in tutte le edizioni fino a Dubner. Dubner fa questo, poi noi non ne sappiamo più nulla. Vediamo adesso il Bernardakis cosa fa. Nel suo testo, avete visto, scompare Pros Epanortosin, rimane Prosizainin a fine del testo, ma inserisce dopo Cronon di Donai. Dare tempo. Perché si sente che quel verbo che vuol dire sedersi vicino, stare presso, non funziona, e quindi probabilmente Bernardakis lo lega a Pefiu, che lo mette all'interno della relativa, cioè è naturale avere un istinto a stare presso quelli che hanno la malattia, la cattiveria, è propensa a stare seduta presso coloro in cui l'ois iniziale, no? Quindi qui abbiamo l'inserzione di questo di Donai. Non l'abbiamo trovato negli apparati del XX secolo delle tre case editrici maggiori, ma che il XIX secolo fosse il momento della discussione di questo testo che era stato vulgato per due secoli, dall'Aldina in poi, è dimostrato anche da quegli studi collettani pieni di osservazioni, congetture, correzioni, miscellanee critiche, di cui un esemplare celebre sono quelle del Madvig, ma lo stesso Bernardakis, prima della sua edizione, aveva fatto delle note ai Moralia. E se l'andate a vedere, le informazioni che la nota del Bernardakis danno sono diverse, la soluzione che lui propone è diversa da quella che poi accoglierà nel testo. Vediamo quali sono le informazioni. Dice: l'ultimo verbo c'è qualcosa che non funziona, per questo il Wittebach, il vero anello che ci manca ancora, il vero colpevole all'interno della storia, come già gli studi di Martinelli Tempesta sulla sua eredità hanno dimostrato quanta importanza all'opera di Wittebach a fine del Settecento, per gli studiosi di Plutarco, ha cominciato a congetturare Prospero Orizein. Polenz, quella è la mia congettura. Aspetta, è una congettura
che ha buone radici attraverso questo Origen di Wittenbach. Inoltre ci dà un'informazione che Messeriac, all'interno dei marginali, ha una copia dell'edizione di Stefano del 1572, conservata a Leida, usata per la prima volta proprio da Wittenbach nella sua edizione dei Moriali per l'Oxoniense, scriveva Porizein. Ci ricorda poi un altro tentativo di congettura di Maddig che vi ho riportato, e poi vi propone la sua soluzione. Kai allon chronon danezin. Se vi ricordate l'apparato delle belle lettere, questa nota di Bernardakis vi dice che le due congetture di Polens e della Vernier in realtà stanno già in embrione, minimo nel XIX secolo, attraverso il Bernardakis. E di questo, per brevità, probabilmente gli apparati preziosi, moderni, quelli che abbiamo sotto mano, non danno informazione a studiose e studiosi. Ma veniamo velocemente, e veramente voglio essere rapido, a Wittenbach, a quello che Bernardakis ci ha indicato come momento importante all'interno della storia ecdotica di questo passo. Sul Desera Wittenbach ha un'importanza doppia, perché la sua edizione dei Moralia, è preceduta da un'edizione singolare come prova generale proprio del Desera Numinis Vindicta, pubblicata a Leida nel 1772. È un'edizione con traduzione latina, ma è la traduzione latina di Xylander, cioè una traduzione umanistica del 1570, per poi tornare sul De Sera, almeno sul testo. Le note di commento, poiché muore, non le riesce a fare, e ristampano le note che corredavano l'edizione del 1772. E quindi questi sono i due livelli del Wittenbach. Se vedete il testo, in realtà, io ve l'avevo detto che fino al XVIII secolo non succede niente a livello di stampa del testo, no? Così Zeining sta lì e sta anche nell'edizione del 1797. C'è la presenza di Epanortosin. Cosa cambia? Che Wittenbach interviene sulla traduzione di Xylander nel secondo caso. Se vedete bene, provo anche ad alzarmi se i menischi tengono, definisci. Tempus. Stabilire un tempo. Nella precedente, invece, avete l'argì, fornire, che era esattamente di Donald, no? Quell'idea che mancava e che abbiamo visto per un momento anche comparire nel percorso che ha fatto Bernardakis. Ecco la correzione. Ecco dove forse nasce la congettura di Polens. Se andiamo a vedere poi le note che corredano di commento, ma soprattutto la nota a più pagina dell'edizione del 1797 di Wittenbach, abbiamo una serie di informazioni. Prima cosa, abbiamo proprio che lui aveva il dubbio, mi pare che sia caduta di dona, è un verbo che ha un significato di dare, e mi pare che anche il traduttore possa aver avuto questo dubbio. Il traduttore è sempre Guglielmo Xylander. Stiamo sempre andando in quel periodo dell'umanesimo in cui il testo sembrava invece vulgato e stabile e immutabile. Ancora più ricca è la nota del 1797, quella saccheggiata da Bernardakis. Abbiamo la notizia di Messeriac, Peciuche Porizein. Abbiamo una notizia che fa parte della tradizione manoscritta e che fino adesso dagli apparati del XX secolo non ci veniva fuori. Cioè lui dice, guardate che nel Veneto c'è aggiunto, forse da una seconda mano, di Donai. Il di Donai che, dice Bernardakis, aveva poi inserito all'interno del suo testo. Vedete lì in piccolo, quel Venet della nota è il Marciano greco 250 che Wittenbach ha utilizzato per il De Sera nella sua edizione dei Moralia.
E vedete lì in un articolo, Deleuze e Emerson vi segnalano che sì, Cronunger è la lezione della stragrande maggioranza dei codici del deseo, ma in verità altri codici avevano Cronon di Donai, ma soprattutto Cronunger di Donai, Pros e Panortosin. E vedete una cosa, questo J è un ambrosiano, il 125, è famoso perché è alla base della seconda sezione dell'Aldina, quella curata da Demetrio Dukas, che ha le note di mano del di Demetrio Dukas, e che quindi probabilmente questo J è alla base del testo dell'Aldina che poi si è prorogato. È andato avanti all'interno della nostra tradizione, della nostra edizione a stampa. E tutte informazioni che non trovavamo all'interno degli apparati, a cui Stefano Martinelli Tempesta ci ha aggiunto una ciliegina grandiosa. Cioè che tutto quello che Wittenbach citava, pensava come Mesiriac, in realtà va predatato e va attribuito a un altro umanista, a Luré, che aveva postillato questa Aldina, la A143, conservata dal Vaticano, dove potete leggere Porizin. Ora, andare a Urizin da tutto questo, dire questa è la mia congettura, forse è una notizia che in qualche modo all'interno di un commento, ma anche in delle note di apparato, dovremmo cercare di andare a provare a recuperare. Ma c'è anche qualcos'altro che forse può essere utile presentare, cioè il periodo dell'umanesimo, soprattutto per il desera, quello che riguarda il Cinquecento, cioè il XVI secolo, è ricchissimo di tradizioni latine, in volgare, che sono importanti nella storia del testo di Plutarco. Se andate a vedere, ad esempio, le traduzioni latine dalla prima, quella di Pirkheimer, che è abbastanza sfortunata e ricca di errori, vedete il termine che ho utilizzato? Cioè già il primo esegeta latino sentiva l'assenza di un verbo di dare, di assegnare tempo, e la trovate dappertutto, la trovate in Xylander, come l'Argiri, la trovate nello Stefano, la trovate ancora nel Cruserius. Dare spazio, dare concedere tempo. Non sono interventi congetturali, però è la testimonianza della malattia, cioè che già nel XVI secolo fosse in corso una discussione su questo passo, che in realtà gli apparati moderni delle edizioni critiche semplificavano in maniera abbastanza brutale. E questo non avviene solo per le traduzioni latine, ma ci sono volgarizzamenti del De Sera diversi che producono cose interessanti, no? Quello del Tarcagnota del 1509, onde perciò il Dio prolunga alle volte il tempo della vendetta. Non è neanche una traduzione, ma un tentativo di rendere il senso che il testo aveva, che non vuol dire dare soltanto tempo, ma proprio ritardare la punizione. Queste traduzioni si avvicinano più al senso vero del desera nummis vindicta della risposta di Plutarco. Tornano verbi come concedere, dare, assegnare in Gandino, in Ariani. Una esegesi che a me piace ricordare perché è davvero interessante, è davvero particolare su questo passo, è quello della versio gallica di Amiot, la celeberrima traduzione francese di Amiot, che per la prima volta non dimostra in realtà un Dio che dà tempo, ma è un Dio qui demeure, cioè demeure longuement, prima di punire, che si ferma, che aspetta, che attende prima di punire i colpevoli, per vedere se soprattutto quelli in cui la malvagità non è assoluta e non è, diciamo, esente da possibilità di cambiamento. Però vedete che il problema non l'abbiamo risolto. Non vi saprei dire oggi, non è neanche più un compito mio, andare a dire come sanare quel testo.
ma la storia di questo testo è molto più ricca di quello che gli apparati sono riusciti a riassumere. Quindi un compito di un editore, di un'editrice, deve essere, e quello Gallo negli scritti, quando si lancia il GPM, lo ricorda, anche dare, saper selezionare, scegliere delle informazioni, dare tutti gli strumenti in mano all'editore, all'editrice, per poter portare avanti il suo lavoro. Allora, questo è un passo che ha una storia, secondo me, che ci dice che nulla all'interno della tradizione di un testo, anche la parte a stampa, anche la parte relativa ai primi secoli di circolazione, possono essere ignorati. In altri casi si è anche più fortunati, e concludo, qui vi faccio vedere, ma solo rapidamente, un intervento al capitolo successivo di Plasberg e di Klosterman, poi accettato in realtà da Emerson e Deleuze. È un testo che prima di questa edizione viene stampato in maniera compatta e vulgata, senza questa aggiunta di demois, eniois demois, contro alcuni popoli che richiedono un castigo, il dio aizza la mara ferocia di un tiranno. Klosterman, che è l'unica nota che sono riuscito a trovare all'interno di questo, dice: guardate, ce ne sono due di pronomi, di eniois. Quello di 553, cioè questo, è un po' debole, mentre il precedente, quello di 552, è corretto. Cosa succedeva a 552? Plutarco diceva che per alcuni altri malvagi sono utili per essere una punizione, cioè faceva un discorso più generico, più generale, che poi si andava a sostanziare in un esempio ben preciso, storico, cioè i malvagi, i tiranni, erano utili per le popolazioni che erano soggette al tiranno. E perciò c'è questo tentativo di inserire demois. Questo era l'apparato. Basta una breve ricognizione nelle traduzioni che abbiamo citato prima. Così in alcuni popoli, Tarcagnota, lo stesso Amion, vediamo dei cittadini che hanno bisogno di morso, di freno e di punizione. Secondo me queste non sono congetture. Queste sono semplicemente interventi dei traduttori per rendere più chiaro. Cioè, secondo me non c'è bisogno di mettere quel viene fuori tranquillamente dalla lettura. Se quelli sono tiranni, beh, i tiranni agiranno sui popoli che sono stati loro sottoposti. Però se poi in apparato vado a dare il merito di quella congettura, forse è bene dire che di certe cose, della chiarezza di certi testi, si discuteva già ai primi passi che l'opuscolo aveva condotto. Vi ringrazio e solo due. Stefano, complimenti, bellissimo. Io non so, Angelo, ma ci sarà spazio per un po' di discussione prima o poi? Perché questo è carino molto. E forse. Ma spostiamo la discussione a prima dei seminari. Ah, va bene, allora a dopo pranzo. D'accordo. Allora, Stefano. Sì, io preparo il PowerPoint. Attendendo di discutere questa bella cosa. Purtroppo il PowerPoint ha grosso difetto che non restano testi in mano. Questo è gravissimo. Avere la fotocopia è molto meglio, perché come faccio? No, ma non lo dico a lui, no, ormai li faccio persino io, perché sono un dinosauro. Però nel mio caso era meno grave. Qui avere i testi era interessante, perché veramente. Allora chiamo Giovanna Pace, che anche lei non ha nessun bisogno di presentazione, per Euripide, Salvatore di Atene degli Ateniesi, in due aneddoti plutarchei, Nicia 29 e Lisandro, che dovevano Lisandro 15. Giovanni. No, no, qui. Vieni qui, io vado lì, non c'è bisogno. Poi quando hai finito. No, voglio solo avviarti la
la condivisione. Un microfono? Sì. Andiamo. Allora, prima di iniziare questo mio breve intervento, vorrei dire che questo intervento, una versione precedente di questo intervento, è stata da me presentata nell'ambito del panel della International Plutarch Society presso il convegno della Society for Classical Studies. Voglio dire questo perché Italo Gallo per molti anni è stato presidente sia prima della sezione italiana dell'International Plutarch Society e poi anche presidente internazionale. Mi sembrava giusto dire questo, dire quindi qual è l'origine di questo mio intervento. In questo intervento analizzerò e confronterò due aneddoti plutarchei che sono ben noti, uno riguardante gli ateniesi che furono prigionieri a Siracusa dopo la sconfitta subita nella spedizione in Sicilia e che poi poterono scappare e ottenere la libertà grazie alla loro conoscenza di Euripide, ed è quello nella vita di Nicia, e l'altro riguardante la decisione degli alleati greci di non distruggere Atene alla fine della guerra del Peloponneso dopo aver ascoltato un focese che cantò la parodo dell'Elettra di Euripide, e questo è nella vita di Lisandro. Quello che mi propongo di fare è di indagare innanzitutto le informazioni che questi due passi offrono riguardo al tipo di riuso e di riperformance del testo di Euripide e ai modi e all'ampiezza della sua circolazione, in secondo luogo di considerare il peculiare uso che Plutarco fa di questi aneddoti anche in confronto con la tradizione precedente. Iniziamo quindi con la vita di Nicia. Nel capitolo 29 Plutarco dice che i siciliani, tra i greci all'esterno della madrepatria, erano i più amanti di Euripide e per questo motivo gli ateniesi resi schiavi poterono salvarsi insegnando ai loro maestri, insegnando ai loro padroni quello che avevano ricordato, quello che ricordavano delle opere di Euripide, e alcuni soldati ateniesi, vagando dopo la battaglia, ottennero cibo e acqua cantando i canti di Euripide. L'autenticità di questo aneddoto è stata messa in discussione, anche se la maggior parte degli studiosi più recenti tendono a credere alla sua attendibilità. Giustamente è stato osservato che appartiene ad una tradizione che cerca di mostrare che Euripide, benché non amato ad Atene durante la sua vita, ottenne grande popolarità e successo all'estero, cosicché la sua reputazione divenne leggendaria. E si è anche osservato che Plutarco utilizza questo aneddoto per esprimere la sua nostalgia per il glorioso passato culturale di Atene e per illustrare l'importanza della conoscenza dei testi poetici e della capacità di saperli citare. Nell'analisi di questo aneddoto è certamente non semplice distinguere quale possa essere la realtà storica e quanto invece possa essere attribuito all'utilizzo di questo aneddoto nella tradizione riguardante Euripide e nel riuso che ne fa Plutarco. Se lo consideriamo come autentico, l'aneddoto ci offre senza dubbio delle informazioni interessanti riguardo alla circolazione del testo di Euripide nel V secolo, tanto in Sicilia quanto ad Atene. In primo luogo testimonia che Euripide era ben noto e amato in Sicilia, soprattutto a Siracusa, e questo è coerente con quello che noi sappiamo sulla politica culturale di Erone I. Basti pensare alla riperformance dei persiani e anche al fatto che
Eschilo abbia scritto l'Etnae per commissione di Nerone I, e anche con quello che noi sappiamo sull'apprezzamento di Eschilo e di Euripide da parte di Dionigi I, c'è un aneddoto la cui autenticità è ugualmente stata messa in discussione riguardo al fatto che Nerone I aveva acquistato dagli eredi di Euripide la tavoletta e anche lo stilo, e che aveva poi fatto scrivere su questi il suo nome e quello di Euripide, e infine le aveva fatti consacrare nel Tempio delle Muse. Tutto questo è anche coerente con quello che noi sappiamo sulle rappresentazioni drammatiche di Euripide, non di Euripide, ma di Euripide in generale, che si ebbero in Sicilia nel V secolo. Altri elementi che possono venire da questo aneddoto riguardano la conoscenza e la che si poteva avere del testo euripideo e del testo drammatico in generale in Sicilia, in quanto diciamo Plutarco dice che i siracusani conoscevano il testo di Euripide attraverso dei brevi passi che erano portati in Sicilia da viaggiatori, e quindi forse da greci della madrepatria, che i siracusani avevano imparato a memoria e che erano soliti recitarsi tra loro. Da questa descrizione si può dedurre probabilmente un processo di selezione e di antologizzazione del testo euripideo, che quindi circolava in questa forma anche all'esterno della madrepatria. E la fruizione di questo testo avveniva attraverso letture private, quindi di singoli passi, di conseguenza una fruizione in forma scritta, attraverso una memorizzazione per piacere personale e anche attraverso una recitazione da parte di persone che evidentemente non erano professionisti in contesti informali. Per quello che riguarda gli ateniesi, un passo del genere ci spinge a interrogarci su quali potevano essere le forme, le possibilità di ricordare dei testi tragici e quindi poterli poi andare a portare a Siracusa. Da una parte certamente c'è la partecipazione come spettatori alle grandi Dionisie, ma c'è da chiederci se fosse sufficiente questo per una memorizzazione di questi passi. In secondo luogo si può pensare alle riperformance sia in contesti teatrali all'interno dei demi, ma anche in contesti informali come nei simposi, e abbiamo il noto passo delle nuvole di Aristofane con il dialogo tra Filippide e Strepsiade che va a testimoniare una riperformance all'interno dei simposi. E d'altra parte un'altra modalità di circolazione del testo già in V secolo può essere stata quella della lettura, se ci basiamo su testimonianze quali quella delle supplici di Eschilo, ad esempio, ma poi soprattutto delle rane di Aristofane, dove si parla di letture dirette dei testi da parte degli ateniesi. Ora è interessante confrontare la versione di Plutarco di questo aneddoto con quella che abbiamo nella vita di Euripide del peripatetico Satiro, un testo al quale si è già fatto riferimento, oggetto dello studio di Italo Gallo. In questa biografia l'aneddoto è narrato in una versione più breve. Si dice soltanto che molti ateniesi prigionieri si salvarono insegnando ai figli dei loro padroni i versi di Euripide che essi ricordavano. Da questo testo emerge chiaramente che l'aneddoto, autentico o meno che sia, originariamente apparteneva ad una tradizione che cercava di mostrare che Euripide, benché non apprezzato in patria durante la sua vita, ottenne grande popolarità e successo fuori di Atene e della Grecia. E Graziano Arrighetti ha supposto che la fonte comune a Plutarco e a Satiro sia l'attidografo Filocoro del IV secolo a.C., che cercò di liberare Euripide dalla sua cattiva reputazione che a sua volta poté derivare le sue informazioni da fonti sicilioti come ad esempio Filisto e Timeo, che probabilmente usarono questo aneddoto per mettere in luce la cultura delle popolazioni siciliane.
Ora, se effettivamente la fonte comune a Satiro e a Plutarco è Filocolo, quindi se l'aneddoto ha avuto origine nel IV secolo, non si può escludere, credo, che le informazioni date dal passo della vita di Nicia possano fare riferimento anche alla circolazione alle modalità di circolazione di testi tragici classici che si svilupparono nel IV secolo, cioè la lettura di testi in forma scritta, che è testimoniata dalla poetica di Aristotele, o a modalità di circolazione del testo che cominciano a svilupparsi nel IV secolo, come la riperformance di drammi antichi alle grandi Dionisie. Anche altri tipi di modalità che cominciano nel IV secolo, come quella di recital solistici di canti tragici. Dall'altra parte non possiamo escludere che Plutarco stesso abbia ampliato questo aneddoto facendo riferimento a delle modalità di circolazione del testo tragico che erano diffuse o si andavano diffondendo in età imperiale, quale quella della lettura di estratti in raccolte antologiche o gnomologiche, ed è questo forse quello che possiamo vedere dietro la circolazione di questi estratti in Sicilia, o anche pratiche che sono già diffuse in età ellenistica ma che si affermano maggiormente in età imperiale, come quella della crescente diffusione delle performance solistiche. Da un altro punto di vista può essere interessante vedere come Plutarco utilizzi questo aneddoto inserendolo all'interno di una cornice narrativa. Come introduzione al racconto dice che i prigionieri ateniesi furono aiutati dalla loro dignità, dall'aidos e dalla loro compostezza, cosmion. Alcuni furono liberati, altri invece furono onorati dai loro padroni. Inoltre l'aneddoto presenta anche una narrazione di secondo livello, di secondo grado, nel momento in cui gli ateniesi sopravvissuti, nel ritornare ad Atene, vanno a trovare Euripide, lo abbracciano affettuosamente e gli raccontano in che modo sono riusciti a salvarsi. Quindi in Plutarco l'attenzione non è tanto sulla ammirazione dei siciliani per Euripide, come era in Satiro, quanto sui benefici che gli ateniesi ottengono attraverso il loro comportamento, la loro cultura e specialmente la loro conoscenza del testo di Euripide. Ottengono dei benefici concreti, che sono la liberazione dalla schiavitù, l'onore, la possibilità di tornare a casa e anche dei benefici materiali come acqua e cibo. Quindi l'aneddoto in Plutarco è funzionale a mostrare come l'eccellenza letteraria di Atene, in quanto riconosciuta dai siracusani, ha potuto salvare gli ateniesi stessi dopo la loro sconfitta. E anche se l'episodio, data l'ampiezza del racconto, può essere considerato come una digressione, la menzione dell'aidos e del cosmion dei sopravvissuti ateniesi risulta coerente con il precedente ritratto che Plutarco fa di Nicia come di un uomo dignitoso che durante la ritirata cercò di mostrarsi superiore alle sue sofferenze. L'incontro tra gli ateniesi e di Euripide è poi di particolare interesse per la rifunzionalizzazione dell'aneddoto, in quanto è usato per mostrare che non solo la conoscenza delle tragedie di Euripide, ma Euripide stesso ha salvato gli ateniesi dalla schiavitù e dall'esilio. È difficile certamente dire se l'episodio dell'incontro degli ateniesi con Euripide, che non è contenuto nella vita di Satiro, sia già stato nella fonte di Plutarco o se sia invece stato inventato da lui con lo scopo di mettere in luce il ruolo personale giocato da Euripide nella salvezza degli ateniesi. In ogni caso, questo episodio contribuisce a sollevare il tono emotivo della narrazione ed è anche particolarmente efficace in quanto rovescia la tradizione riguardante la relazione tra Euripide ed Atene durante la sua vita. E cioè Euripide, il misantropo, l'ateo nella rappresentazione della commedia antica e della tradizione biografica più tarda, poco apprezzato dal pubblico, diventa qui invece il salvatore che i sopravvissuti ateniesi vanno a ringraziare quando ritornano in patria. Da alcuni studiosi l'aneddoto è stato anche associato con una
storia riguardante un'ambasceria che Euripide avrebbe svolto a Siracusa, alla quale si allude nella retorica di Aristotele, ma che poi è narrato invece più ampiamente nel commento anonimo, la richiesta che Euripide avrebbe fatto agli ateniesi di pace e di amicizia è stata interpretata come un tentativo per cercare di riscattare gli ateniesi resi schiavi. Si può anche menzionare a questo proposito l'epicedio che nella stessa vita di Nicia si dice Euripide abbia scritto per gli ateniesi caduti durante la spedizione in Sicilia. Ora, non diversamente dall'episodio dell'incontro tra i sopravvissuti ateniesi ed Euripide, sia la storia dell'ambasceria di Euripide sia quel riferimento all'epicedio, autentiche o meno che siano, appartengono probabilmente a una tradizione che cerca di mostrare un interesse del poeta per la sorte degli ateniesi a Siracusa. Nella vita di Nicia la rifunzionalizzazione dell'aneddoto è rafforzata dalla giustapposizione di un altro episodio, altrimenti sconosciuto, riguardante una nave dei Cauni inseguita dai pirati che poté attraccare al porto di Siracusa solo quando i marinai risposero affermativamente alla domanda se essi conoscessero dei canti di Euripide. Questo episodio, se autentico, non soltanto conferma la circolazione del testo di Euripide al di fuori della Grecia e anche in Asia, dove un'attività teatrale è attestata soltanto dal IV secolo in poi, e conferma anche l'apprezzamento dei siracusani per le sezioni liriche delle opere di Euripide, ma viene chiaramente usato da Plutarco anche come un altro esempio di persone che sono salvate grazie alla conoscenza di Euripide. Passiamo ora a considerare il secondo episodio, quello della vita di Lisandro. Si narra Plutarco che alla fine della guerra del Peloponneso, durante un banchetto dei comandanti spartani e dei loro alleati, un focese cantò la parodo della lettera di Euripide. Tutti i partecipanti al banchetto piansero e si commossero e decisero di non distruggere Atene, una città tanto gloriosa che aveva dato la nascita a uomini come Euripide. Anche questo aneddoto, se considerato come autentico, ci offre delle informazioni riguardanti la circolazione del testo di Euripide alla fine del V secolo. In primo luogo, testimonia la riperformance di canti di Euripide in contesti informali, in questo caso un banchetto di comandanti militari, al di fuori di Atene e addirittura in una città nemica, cioè a Sparta. In secondo luogo, il cantore viene da una regione periferica, cioè dalla Focide, e verosimilmente è un non professionista, per cui dovremmo postulare un'ampia conoscenza, un ampio apprezzamento di Euripide anche in aree periferiche come la Focide, così come è testimoniato dalla vita di Euripide per la vicina Tessaglia. In terzo luogo abbiamo un'altra testimonianza di un canto che è staccato dal suo contesto e che viene recitato da una singola persona, probabilmente un non professionista. È interessante anche notare quali sono state le reazioni dei generali che hanno ascoltato il canto. In primo luogo le lacrime di emozione, le lacrime di commozione mostrano quanto potente sia stato l'effetto del canto, di questo canto tragico sul pubblico. Come è stato recentemente notato, il contenuto del canto non è irrilevante perché il contrasto tra la gioia del coro delle donne nelle lettere di Euripide che invita Elettra a una festa in onore di Era e l'infelicità di Elettra che invece lamenta le sue condizioni possono richiamare alla mente il contrasto tra la gioia degli spartani vittoriosi e l'infelicità degli ateniesi sconfitti. In secondo luogo è rilevante che l'ascolto della parodo susciti l'ammirazione dei comandanti, un'ammirazione che si estende dalla parodo stessa ad Euripide fino ai poeti ateniesi e in generale alla città di Atene, che è chiamata Eucles, cioè gloriosa, proprio per la sua produzione letteraria. In terzo luogo, questa ammirazione ha anche una conseguenza pratica, in quanto spinge i comandanti a decidere di non distruggere Atene. Quindi, non diversamente da quello che abbiamo potuto osservare nella vita di Nicia, l'aneddoto mostra come
L'apprezzamento per le tragedie di Euripide e in generale per la produzione letteraria ateniese da parte di un popolo nemico possa salvare la città dalla distruzione. Possiamo confrontare la versione di Plutarco di questo aneddoto con la versione di Senofonte. In Senofone le Elleniche, in Senofonte non c'è un banchetto, ma c'è un'assemblea, e in questa assemblea, mentre la maggior parte degli alleati sono favorevoli alla distruzione di Atene, gli Spartani invece dicono che non vogliono rendere schiava una città che ha reso grandi meriti nei confronti dei greci, e qui il riferimento chiaramente è alle guerre persiane. Ora certamente è difficile dire se la menzione in Plutarco del cantore focese provenga da una fonte diversa da Senofonte o se sia stata introdotta da Plutarco stesso, ma quello che possiamo osservare è che nel riutilizzo, nella rielaborazione di questo aneddoto da parte di Plutarco, il motivo per non distruggere Atene passa dal livello militare a quello culturale, cioè dai meriti che Atene ebbe nelle guerre persiane alla sua eccellenza culturale testimoniata dalle tragedie di Euripide. Quindi, venendo alle conclusioni, se i due aneddoti ci offrono da una parte delle informazioni importanti sulla circolazione e la riperformance del testo di Euripide nel V secolo, ma fanno probabilmente riferimento anche a delle pratiche tipiche del IV secolo o dell'età di Plutarco, dall'altra parte il riutilizzo che e la rielaborazione che Plutarco fa di questi aneddoti è evidentemente funzionale a mostrare la superiorità letteraria, in un senso ampio culturale, degli ateniesi del V secolo sugli altri greci, tanto nella madrepatria quanto in Sicilia. Questa superiorità è a tal punto riconosciuta anche dai nemici che gli ateniesi o Atene stessa possono essere salvati grazie ad essa. Quindi due aneddoti si inseriscono molto bene nel tentativo che Plutarco fa di proteggere e di esaltare sotto l'impero romano non solo il glorioso passato politico e militare, cosa che Plutarco fa nel De Gloria Ateniensium, ma anche l'identità culturale ateniese, che è fondata sulle grandi elaborazioni del passato e nella cui costruzione l'Atene del V secolo gioca un ruolo centrale. Non è sorprendente che in questo tentativo che Plutarco compie, egli riservi particolare attenzione alla tragedia d'età classica e in particolare ad Euripide, che fu in età ellenistica e in età imperiale il più popolare dei tre grandi tragici. La riperformance in età imperiale dei drammi di Euripide o di estratti di essi e anche il riconoscimento dell'utilità che essi hanno per l'educazione retorica potevano ben testimoniare la vitalità e l'importanza dell'eredità classica fino all'epoca di Plutarco. Grazie. Allora, ringraziamo Giovanna Pace per questo intervento, anch'esso splendido. Speriamo che ci sia poi nel pomeriggio possibilità di discutere. E adesso direi sì, ecco, senza ulteriore perdita di tempo, cedo insomma la parola a Angelo Meliani per un intervento di nuovo plutarcheo, aspetti e della tradizione testuale nel De Musica secondo Plutarcheo. Angela.
Allora, vi dico, io sarò molto breve perché voglio, più che presentare mie visioni, suscitare qualche problema, anzi condividere con voi qualche problema, che questo testo così problematico, ecco, offre. E voglio farlo riflettendo su alcune pagine delle prefaziones, in primis a quella di Ziegler, dell'edizione canonica finora, e sulla prassi da lui seguita nell'edizione, nella presentazione del testo e nella redazione dell'apparato. E cioè io vorrei porre la domanda, che è una domanda grossa, e cioè cosa un apparato deve contenere e qual è la validità di uno stemma, di lavorare alla costruzione di uno stemma che non porti necessariamente alla, come dire, automatizzazione della costituzione del testo, cioè che riduca al minimo l'arbitrio. Questo è un problema abbastanza spinoso, sul quale non ho delle risposte definitive e che, diciamo, vorrei porre alla riflessione. Parlerò quindi a braccio, diciamo, leggendo insieme con voi questi passi. Ziegler nel 66 esordisce così la sua prefazio. Innanzitutto dice che non si sa chi è l'autore, dice che è un autore che fa una contaminazione di fonti, peraltro rivaluta molto questa contaminazione di fonti, perché queste fonti sono fonti antiche, come dirà dopo. L'idea valoriale, cioè che lo stile non è degno di Plutarco, è vecchia come Erasmo da Rotterdam, ma diciamo non viene messa in discussione. La questione, secondo me, va ripensata, ma non di questo vi volevo parlare. Su che cosa si basa lui? Sulle collazioni di Johann Wegehoff, che erano state fatte e state condivise da Sieveking e che, diciamo, erano molto attendibili, anche se condotte su un patrimonio, su una base dati, diremmo noi oggi, abbastanza limitata. D'accordo. Discutendo dell'edizione di Ziegler, che è quest'altra famosa, lui dice sostanzialmente delle cose un po' imbarazzanti su quello che la Serra ha fatto, e cioè innanzitutto la valorizzazione di un ramo della tradizione alla costituzione del testo. Cioè dice, nel ramo NA ci sono buone lezioni, il merito di la Serra è quello di averle valorizzate. Però Lasserre si è basato solo su questi, ha espunto tutto il contributo esegetico e critico testuale del passato e presenta in molti punti un testo che non regge alla prova della traduzione, sostanzialmente, per cui uno si meraviglia, ma che voleva dire presentando questo testo, sostanzialmente? Questo è hoc male gessit, addirittura, vedete qui. E quindi questa è l'edizione, la stroncatura dell'edizione Lasserre. Edizione Lasserre, i due, Ziegler e Lasserre, furono in contatto fra loro e entrambi si scambiarono collazioni, eccetera. Tuttavia le posizioni rimasero inconciliabili in questi termini, tanto che Lasserre, che aveva proposto uno stemma discutibile,
non viene accolto, non viene da Ziegler, cioè lo il risultato del lavoro di Lasserre non viene affatto tenuto in considerazione da Ziegler. Con quale argomentazione? Ecco, questa è la rivalutazione della fonte, cioè Scriptor Incipiens, però comunque le fonti sono antiche. Qui parla di una duplex memoria, e cioè la sua indagine la fa sulla base del contenuto dei manoscritti, codici musici e codici plutarchei, ai quali aggiunge il piccolo gruppetto dei tre manoscritti platonici nei quali questo scritto compare all'interno di un piccolo corpus di scritti esegetici, Alcino, Albino, appunto Teone e Plutarco, in un caso preceduti dalla vita di Platone di Diogene Laerzio. Come vedete, si tratta di una tradizione manoscritta testuale molto intricata, molto difficile da considerare. Ma ci sono manoscritti compositi, manoscritti miscellanei di varie discipline, per lo più copiati in Occidente, quindi la tradizione è molto complessa. Già complessa era la tradizione planudea, e infatti su quello si è fatto, ci sono stati dei progressi, ma quella degli altri testimoni era stata pochissimo indagata, non per nulla, ma pochissimo davvero. C'era stata l'edizione di Turing, di Tolomeo e di Porfirio, che sono testi tramandati in alcuni dei manoscritti che tramandano anche il De Musica, per cui Ziegler a un certo punto dice sostanzialmente questo, cioè dice: ne vale la pena di darsi da fare per collazionare allo scopo di fare uno stemma che poi alla fine non serve a nulla, e sto quasi parafrasando questo testo, perché lui dice i codici non differiscono molto tra loro. Non è vero. Questa è una cosa che è emersa dalla collazione dei 40, oramai sono 40, non più 39, all'epoca di Ziegler 35, eccetera, eccetera. Non è possibile correggere luoghi corrotti dell'un ramo sulla base dell'altro, né viceversa. Dunque non vale la pena di fare un apparato, dunque lui rinuncia a fare un apparato. Per la verità rinuncia pure a fare una collazione, mettendo in apparato sostanzialmente i risultati delle collazioni di Wegehaupt. Dunque mi sono accorto che l'edizione canonica teubneriana è inaffidabile sostanzialmente, oltre che in molti punti erronea per quanto riguarda proprio fatti di collazione, cioè proprio brutalmente erronea. Dunque cosa fare? Tra l'altro c'è un altro punto, e cioè che nella tradizione planudea la ricostruzione fatta poi dagli editori teubneriani in precedenza è superata da tutta una serie di studi successivi, ma emerge sostanzialmente che l'unica tradizione indagata a fondo è stata proprio la planudea, ma è una memoria testuale molto parziale, perché come vediamo ecco, dice è vero, si possono indagare si può raggiungere
la certezza sulle necessitudines, cioè sulle relazioni che sono tra i singoli codici. Però, si possono indagare anche meglio di come non sia stato fatto adesso. Però, posizione, devo dire, rinunciataria quella di Ziegler. Dice, siccome non mi serve a fare il testo, a migliorare il testo, cosa faccio? Lascio ad altri questa fatica. L'ha fatta Lasserre, l'ha fatta During. Io qui poi non ho riportato per intero le citazioni. Allora cosa faccio? Siccome il compilator è Sturtissimus, però è Grecus, che parlava greco, e siccome il testo è corrotto, allora c'è ampio spazio per l'ars emendandi. E dunque il testo che noi abbiamo in mano nel libretto della Teubner è sostanzialmente, diciamo, in tutti i punti dove c'è corruzione, ovviamente l'intervento c'è, però l'intervento c'è anche in punti dove sostanzialmente non ci deve essere. Ora io domando, vale la pena di condividere la posizione rinunciataria di Ziegler per quanto riguarda l'indagine, la fase della collazione e della costituzione dello stemma? Vale lo stemma soltanto per stabilire il testo, o dà anche la possibilità di stabilire la storia del testo e non la sua costituzione? Cosa si può mettere in apparato a questo fine? Soltanto quello che, diciamo, contribuisce alla costituzione del testo, o anche informazioni che possono essere utili alla storia del testo, quindi non alla costituzione ma alla storia del testo, cioè che tipo di apparato vogliamo? Per andare all'altra, sì, come mai non c'è la parte che avevo aggiunto, va bene. Per rifarmi a quello che aveva appena detto prima Stefano, e cioè l'indagine che invece è stata fatta molto approfonditamente dagli editori Lebiani, Einarsson e Delasi, nell'edizione del 67. L'ho potuto verificare questo, e la loro formulazione in prefazione è molto lapidaria, perché appunto la collana non consentiva loro di essere più diffusi. Però nella mia esperienza di frequentatore di biblioteche che contengono manoscritti, e quindi di schedoni dove sono registrati i precedenti utenti dei manoscritti, io ho trovato i loro nomi, o dell'uno o dell'altro o di entrambi, su 37 dei 39 manoscritti. Dunque il loro lavoro è molto più affidabile di quello del loro predecessore, o meglio quasi contemporaneo Ziegler, nonostante appunto sono. E la loro conclusione qual è? E che è espressa in maniera molto lapidaria. Tutti i testimoni sono derivati, si possono solo definire le famiglie. Vedete la collocazione sulla pagina dei testimoni a diverse altezze indica ovviamente la cronologia. Sono sei le famiglie, ovviamente loro, una volta eliminati i descritti, citano in apparato soltanto i capostipiti delle famiglie, ma rinunciano a chiudere in alto lo stemma. A parte il fatto che in questa fascia dello stemma della famiglia Planudea, diciamo, le cose stanno in maniera un po' diversa, come poi vi mostrerò, uno stemma che sto abbozzando io. È significativo il fatto che dall'Aldinaco derivano altri tre manoscritti e forse quattro,
E comunque questa è la situazione di Delassi. Là si può raggiungere un altro tipo di ricostruzione. Innanzitutto una più approfondita dinamica delle copiature dei manoscritti all'interno della famiglia Planudea, e cioè le due fasi successive di correzione dell'Ambrosiano, le due fasi di correzione successive del Parigino A e le derivazioni di gamma da A2 e di beta da A3, che è un contributo interessante. Ovviamente non posso andare nel dettaglio qui e non ha nemmeno senso, dovremmo discutere passo per passo, errore per errore, e non è proprio il momento. Questo ci conduce invece a costruire un apparato nel quale, diciamo, l'attenzione per la storia del testo è più sottolineata, e anche a corredare gli apparati, possibilmente gli apparati di informazioni che consentono al lettore di ripercorrere al contrario questa storia. Io ho finito, grazie. Allora, a questo punto c'è la pausa. Siamo ancora in linea? No, sì. C'è la pausa, ci rivediamo qui alle 15. D'accordo? O quindi era 15, no? Sul programma. Oh, d'accordo. Un saluto a Serena, a Gigi e a Giovanni, che se vogliono possono intervenire. Buongiorno. Buongiorno Serena, che ci parla da Colonia. A dopo. A dopo. Allora,